Partendo da una mia considerazione personale. Giorni fa, per caso, mi trovavo a leggere un'intervista del presidente del Parlamento europeo, Schulz, no? Che, parlando del sentimento quasi di timidezza che a volte abbiamo pensando all'Unione europea, lui ci diceva: provate a non essere degli europeisti della domenica, no? Cioè coloro che guardano all'Europa solo ogni tanto e lo fanno spesso anche con un sentimento di critica, no? Se ci fermiamo un attimo a guardare semplicemente questa nuova programmazione sulla quale abbiamo deciso di progettare e di conseguenza di formarci noi in primis, è perché non vogliamo essere degli europeisti della domenica, ma vogliamo comunque capire che tipo di possibilità può dare un'Unione Europea al di là di quello che si sente, al di là dei blocchi, delle imposizioni che ci vengono fatte. Quindi introduco il primo docente di queste 2 settimane di formazione, che è Andrea Pignataro, e che ci parlerà proprio del passaggio dal programma Gioventù in Azione. Non so quanti di voi hanno avuto comunque esperienza rispetto all'organizzazione di scambi e quant'altro. Noi proveniamo da questa realtà, sia io che Selene, quindi sia Culturarte che Millepiedi nascono, cioè comunque si aprono alla realtà della progettazione europea a partire dall'accoglienza di ragazzi europei che venivano a fare delle cose qui. Ora invece ci vogliamo in qualche maniera aprire a questa nuova stagione di finanziamenti che ci coinvolgerà come associazioni culturali, come anche imprese, come singoli individui che decidono di fare un qualcosa nell'ambito della cultura o della mobilità giovanile. Quindi utilizziamo laboratori dal basso appunto per formarci rispetto all'utilizzo di questi strumenti. Lascio subito la parola al docente. Per qualsiasi cosa potete fare riferimento a noi, vi daremo poi pian piano le indicazioni. Siamo ancora in fase di rodaggio, abbiamo iniziato appena oggi, abbiamo 2 settimane avanti. Spero sia per voi un'esperienza appunto arricchente e coinvolgente, così come spero lo sia anche per noi in primis. Grazie mille e buon laboratorio dal basso. Allora, intanto buongiorno, puoi accomodarti se vuoi. No, purtroppo devo, sono qui di passaggio. Va bene. Allora, intanto diciamo, ringrazio Roberta per la presentazione. Io sono Andrea Pignataro, vi dico brevemente insomma, perché sono qui così almeno anche voi avete un'idea di chi io sia. Io ho 41 anni, sono salentino doc, diciamo. Ho vissuto molti anni fuori, nel senso tra l'estero e Roma e Napoli. Segnatamente occupandomi negli ultimi 20 anni di politiche giovanili, tendenzialmente di formazione non formale. Sono stato youth officer di Gioventù e di Gioventù in Azione e ho partecipato alle key action, diciamo, alla composizione delle key action di Erasmus+. Il che non vuol dire un cazzo perché sostanzialmente, come dire, non si sa nulla di Erasmus+. Questo, il tema è questo. Allora, per l'intervento di oggi, che a proposito io non chiamerei docenza, io quando, sai, quando papà dice tu che lavoro fai, no? Uno se fa il muratore fa muratore, se fa, che ne so, ingegnere fa ingegnere. Invece i miei genitori sono sempre, come dire, nel dubbio di cosa realmente faccio. Secondo me quando stavo fuori pensavano tipo che avevo un giro di prostituzione oppure che facevo il cameriere, qualcosa del genere. Comunque, insomma, quando il mio papà me lo chiede, la mia mamma, io gli dico che faccio il facilitatore dei processi di apprendimento. Che cosa significa questo? Significa che aiuto gli altri, così che gli altri aiutano me, come dire, a maturare apprendimenti. E quindi la giornata che noi ci apprestiamo a vivere insieme, diciamo la mattinata, questa sessione, altro non è che un percorso in cui ognuno di noi metterà del suo, quindi non vi aspettate una lezione universitaria perché non c'ho manco, come dire, la forza, oltre che la voglia di farla. E tendenzialmente faremo un'attività che in gergo noi chiamiamo semantica, cioè proveremo insieme a riflettere su che cosa significano alcuni concetti per noi, come gruppo, per ognuno di voi, per me, e li confronteremo con le parole chiave, quindi diciamo i concetti che questo progetto nuovo, questo programma nuovo
ma anche quello vecchio, hanno portato avanti. Quindi il lavoro che facciamo non è un lavoro solo di informazione, ma è un lavoro più raffinato, come dire, se mi consentite, cioè un modo di entrare direttamente noi nel programma, calando la nostra esperienza, la nostra sensibilità, il nostro portato esperienziale e anche il nostro portato culturale all'interno dei concetti che presidiano la costruzione di un grosso programma di politiche giovanili. Prima di fare questo, però, faremo altre attività, nella misura in cui lavorare insieme richiede elementi minimi di conoscenza. Nel senso, voi per esempio sapete come io mi chiamo e in ogni caso, casomai qualcuno fosse debole di memoria, io me lo scrivo come mi chiamo, così tutti quanti potete chiamarmi come mi chiamo. Infatti una delle cose più, come dire, fastidiose, come quando stai per fare l'amore, tipo per una donna e l'uomo c'ha i calzini bianchi o che ne so, una cosa del genere, una delle cose più fastidiose, come dire, nel coito della formazione è quando uno ti chiama, diciamo, dottore, professore, cioè, diciamo, questo ambiente, questo, come dire, setting, prima qualcuno ha detto, come, se non ci mettiamo in semicerchio non è gioventù in azione. In realtà non bisogna, come dire, intenderlo come un feticcio, ma oggettivamente nel mondo, come dire, dell'apprendimento la forma è sostanza, perché il nostro modo di apprendere è molto legato a come apprendiamo, non solo a cosa apprendiamo. E quindi chiamarsi per nome testimonia non già, come dire, una familiarità, perché voi mi avete appena visto, magari non mi vedrete mai più e potrebbe tranquillamente, bellamente, come dire, straimpipparvene di me. Però in questa fase in cui stiamo lavorando insieme è necessario che noi condividiamo alcuni sentimenti. Il primo di questi sentimenti è, come dire, la fiducia, il più importante. E quindi per potersi fidare di una persona, se non sai manco come si chiama, è impossibile, vero? Allora, quello che facciamo adesso, intanto, è che ognuno di voi si presenta e lo fa nella maniera proprio più scolastica possibile, nel senso che si alza in piedi col suo bel microfono, perché non vi ho detto che questa simpatica pazziella sta andando in onda in streaming, penso che lo stiano vedendo anche in Papua Nuova Guinea, perché lì c'è un gruppo di insonni che fa proprio questo, cioè si cerca uno streaming di formazione di rompicoglioni di un'altra parte del mondo e se lo vede tutta la notte, perché questo lo aiuta. E quindi ci presentiamo al nostro bel microfono e lo utilizzeremo sempre per parlare. Normalmente per regolamentare, come dire, per dare parola si usa un pollo perché è divertente, invece del microfono il pollo, noi invece qui abbiamo proprio il microfono, che altro che. Quindi questo simpatico microfono, tra l'altro di notevole caratura, super digitale, senza fili, così, ve lo passate. Quello che, iniziamo da te che ti vedo vittima, perfetto, aspetta che vi dico quello che vorrei che voi faceste. Vorrei che quando vi presentate, prima mi scherzavo per alzarsi, restate pure seduti tranquillamente, a parte il vostro nome, che poi farete una cosa simpatica, alla fine della presentazione scriverete il vostro nome e ve lo medaglierete sul petto, va bene? Così per le prossime ore ci possiamo chiamare per nome. Dicevo, oltre al vostro nome, eventualmente alla vostra età, possibilmente, come dire, brevi biografie, cioè non ci raccontate proprio tutti i vostri fatti, che insomma non ci abbiamo il tempo, vorrei che intanto dessimo una, come dire, un elemento di esperienza, cioè che esperienza avete rispetto al tema che andiamo a trattare. Voi avete detto qual è questo tema? Il tema, come dire, della mobilità internazionale, delle politiche giovanili, diciamo, di apprendimento, di mobilità, va bene? E poi mi piacerebbe che ognuno di voi dicesse cosa direbbe di sé la persona che gli vuole più bene e cosa direbbe di sé invece una persona che lo odia. D'accordo? È chiaro? Le regole? È tutto chiaro? Volete che inizio io? Sì.
Sì, forse. Va bene. Va bene, inizio io. No, io ce l'ho il microfono. Tutto a posto. Allora, la presentazione è così. Prendo la sedia così ve la faccio. Mi raccomando, la voce. Allora. Naturalmente anni e anni di studi di programmazione neurolinguistica ci insegnano, diciamo, che la postura è fondamentale. Quindi voi non dovete fare così, non dovete fare così, non dovete fare così, non dovete, dovete stare belli nella posizione cosiddetta del faraone. Guardate, così. È chiaro? Così. Dovete guardare tutti, ma non con aria di sfida, perché sennò a Bari il sindaco Emiliano vi fa la multa se voi guardate con aria di sfida. Dovete fare attenzione, dovete guardare ma senza sfida, così, uno sguardo, come dire, amichevole, diciamo. E dovete dire così: io sono Andrea, ho 41 anni, vengo da, non lo so, potete dire, io per esempio non so neanche più da dove vengo, ma in ogni caso in questa mattina vengo da Castri di Lecce, dove la simpatica magione dei miei genitori, dove temporaneamente sono ospitato. E di me posso dire che ho studiato economia, ma non ho mai fatto un giorno nella mia vita l'economista, e manco l'economo, che sarebbe più divertente come lavoro. Posso dirvi che ne so, ho girato molto, anche troppo, per i miei gusti, l'Europa per lavoro, e soprattutto i paesi del Maghreb. Posso dirvi che per molti anni ho lavorato alla Camera dei Deputati, e che poi sono scappato via quando mi ha chiamato, diciamo, la passione per la formazione, che mi sono occupato per molti anni di formazione non formale a livello sia manageriale, quindi per due multinazionali della formazione, che a livello no profit, che poi alla fine quando dovevo scegliere ho scelto il no profit, come al solito un coglione, quindi perdendo, come dire, il 90%, diciamo, dei miei guadagni. E dopodiché ho diretto per molti anni una grande associazione di politiche giovanili che si chiama AMESCI, un'associazione nazionale che ha la sua sede a Napoli. Da luglio mi sono trasferito nel Salento pensando di voler fare qualcosa per la mia terra, e mi sto occupando qui di cooperazione allo sviluppo e di immigrazione, quindi ho cambiato completamente lavoro. La cosa che potrebbe dire di me una persona che mi vuole particolarmente bene è che cucino molto bene. Eventuali approfondimenti, come dire, nei momenti di pausa, se volete ricette, trucchi e quant'altro. Una cosa invece che potrebbe dire, e che dice sicuramente persone che mi odiano, ce ne saranno a tonnellate, ma francamente non tengo il conto, potrebbe dire che sono grasso, che sono sovrappeso, potrebbe dire un sacco di cose, ma la cosa che potrebbe dire è che, come dire, sono una persona particolarmente, come dire, legata ai suoi, come dire, al suo stile di vita, diciamo quasi fisimoso, cioè nel senso ci sono alcune cose che non tollero, e quindi questo mi rende delle volte sgradevole. Va bene? Sufficiente come presentazione? Vai. Ok, sono Cristian Romano. Romano in quanto vieni da Roma? Romano in quanto cognome. Va bene solo Cristian. Ok, no, sono Cristian. Non ci scopriamo troppo, manteniamo i nostri segreti. Ok, no, sono Cristian, quindi vengo da Martano. Dove inizio? Nel lontano sono nato, no. Cazzo, nel lontano. Cioè, diciamo. No, ho 27 anni e mi sono laureato qui a Lecce in comunicazione linguistica interculturale lingue, e poi ho fatto a Siena scienze internazionali diplomatiche come laurea magistrale, e ho fatto un anno fuori in Inghilterra in Erasmus. In realtà ho vissuto fino a una certa età anche in Svizzera, quindi fino a 13 anni, quindi parlo anche il tedesco, tra l'altro. E che altro dire? Per quanto riguarda la mobilità, io ho intrapreso un Leonardo da Vinci in Europrogettazione con un'altra associazione,
Sono stato 3 mesi in Romania, dove ho fatto una candidatura proprio in uno scambio giovanile. Io un mio compagno che è stato approvato, a settembre sono stato 3 settimane insomma, in cui ho praticamente evoluto, cioè ho realizzato praticamente con l'aiuto di dell'associazione ospitante uno scambio giovanile in pieno. E, niente, ho fatto altri 2 mesi poi anche di europrogettazione e niente. La persona che mi ama di più è che sono che ne so, sono un ottimista e abbastanza energico e insomma dinamico. Persona invece che è la cosa che direbbe una persona insomma che mi odia, un nemico, è che secondo me che non si può, forse che sono un po' pignolo certe volte, insomma, nelle cose in cui faccio io non rompo le scatole agli altri, però quando mi riguarda magari sono un po' più pignolo. Grazie. Tu non conosci persone che ti odiano? Prego. Alessio Di Felline, 27 anni, ho una laurea in relazione internazionale e master in studi europei. Ho fatto lo stesso Leonardo di Christian, però in Turchia, 3 mesi, ho lavorato sulla mobilità, Youth in Action, Leonardo, Daphne, Progress, quindi un po' di esperienza. Daphne è un po' eccessivo definirlo mobilità, Daphne. Giusto, sì, non ho progetti europei. Sì, ho viaggiato pure abbastanza io, Inghilterra 1 anno, poi Bruxelles, la Turchia, una persona che insomma, mi vuole bene, dice che sono leale. È quella che vuole male, semmai che non do troppe soddisfazioni, così non sono molto. Che non dai troppe soddisfazioni. Okay. Bene, bene. Grazie. Potete intanto mettervi il vostro simpatico nome, così ci chiamiamo? Bene, prego. Sono Marco, ho 30 anni e vengo da Tricase. Bene. Io sono laureato in relazioni internazionali, fatta a Bologna, e poi in seguito ho conseguito un master. Al business school del Sole 24 Ore in management dei progetti internazionali. Ho fatto una serie di stage in giro per l'Italia e ora sono un paio d'anni che sono rientrato nella mia terra natia e da poco sto collaborando con una cooperativa di servizi, si chiama Polis, che apriremo insomma in maniera ufficiale in questi giorni. Sono qui per diciamo migliorare le mie conoscenze su questo. Lo vediamo dopo, non siamo okay, ancora in una fase insomma europei. Capisco che tu hai dimestichezza, quindi sei subito alle aspettative, ma intanto presentiamoci. Okay. Diciamo. Dunque, uno che mi vuole bene dice che sono una brava persona, che piace spesso con la gente. Uno che mi vuole male dice sia che sono testardo e sia che sono bravo a cucinare. Che ti vuole male dice che sei bravo a cucinare? Perché non hanno voglia, no? E quindi poi... Ah, ti fanno cucinare a te. Perfetto. Vai. Sono Alfredo, vengo da studi di comunicazione, poi in seguito mi sono specializzato in ambito di web marketing, gestione di comunità online. Riguardo a esperienza in questo campo non ne ho assolutamente niente. Quello che direbbe chi mi ama è che sono un visionario, un creativo. Invece chi mi odia è che sono eccessivamente pignolo. Ho finito. Vabbè. Faremo dopo un focus su cosa vuol dire odiare, perché mi pare che non avete ben chiaro. Diciamo. Vai. Okay. Sono Sara. Vengo anche da scienze della comunicazione anche io e poi comunicazione pubblicitaria. Vengo da un po' di esperienze. Scusami, europee. Sara, notate che, come dire, è una cosa bellissima, che ognuno cerca di connettersi all'altro. Allora, lui ha fatto lo stesso Leonardo di lui, che non c'entra un cazzo perché lui l'ha fatto in Turchia, però comunque Leonardo, diciamo, dopodiché lei viene da scienze e comunicazioni come lui, magari 60.000 hanno fatto scienze e comunicazioni, però è bellissimo questo, mi piace. Sì, ma frequentavamo lo stesso corso, è più stretta sta la bene. Connessione comunque.
Comunque sì, ho fatto anche io Erasmus, Leonardo, uno stage di progettazione europea. Cioè, i disperati del fancazzismo, diciamo. Sì, come, ho come cercato di spillare soldi all'Unione Europea in qualsiasi modo. Tant'è vero che poi dopo tutte queste esperienze europee, l'Università a Perugia, sono tornata a Lecce e ho messo su un'associazione, si chiama Vulcanicamente, e lavora nel campo di Gioventù Nazione e del Lifelong Learning Program, diciamo, quindi... che adesso non si capisce più niente, sarà Erasmus Plus. E non si capirà, tra l'altro. Comunque, sembra, non siamo un po' in crisi perché non sappiamo le prossime scadenze, quindi questo in breve. Chi mi ama cosa direbbe? Sono una persona solare, positiva, energetica. E questo è giusto, la persona che ti ama ti dice sì, è una bella persona. Mo sentiamo anche, diciamo, chi mi odia che sono una rompipalle o anche che a volte parlo troppo, sono corroica. Quindi. Va bene. Un odio leggero, poi quello pesante non... pesante non vogliamo saperlo, già quello leggero ha la sua funzione, come dire. Grazie Sara, okay. Poi apporti il simpatico bigliettino. Ciao a tutti, sono Emanuela, ho 25 anni e sono di Lecce, vivo a Lecce. Sono laureata in giurisprudenza. Ho fatto delle esperienze personali di Erasmus in Germania e un tirocinio Erasmus Placement in cui ho lavorato nel settore della europrogettazione, in particolare nell'ambito dell'apprendimento permanente, formazione professionale, più o meno. Sono volontaria di un'associazione che si chiama Intercultura, che si occupa di mobilità individuale, ma in età scolare, dunque ragazzi dai 15 ai 17 anni, e di mobilità anche di gruppo a livello di classi scolastiche. La persona che più mi ama direbbe che sono una persona empatica, che entra facilmente in connessione con gli altri. Chi più mi odia direbbe che sono troppo puntigliosa. Non va bene. Non ci sono. Prego, grazie. Prego. Allora, sono Davide, sono laureando in lingua e letteratura straniera. Ho ripreso gli studi dopo qualche anno, appunto, che non volevo fare la specialistica. E ho seguito dei corsi di formazione riguardo marketing turistico, quindi tutt'altro ambiente, però mi piacerebbe appunto saperne di più riguardo l'europrogettazione. Chi mi vuol bene dice che sono una persona amichevole, altruista, forse loquace, e il peggior difetto forse la mia troppa loquacità. Salve a tutti, sono Francesca, laureata in traduzione, ho studiato tra Pescara e Torino, quindi in realtà rientro più stabilmente in patria, diciamo proprio adesso che sono di Lecce, proprio città. E vabbè, dopo aver insomma, fatto un po' di esperienze in mobilità tra Erasmus durante gli studi, sono stata in Spagna, insomma 5 mesi, un'esperienza fantastica, anche ripetuta l'esperienza in Spagna con Leonardo, poi insomma mi sono mossa un po' autonomamente, sono stata quasi 2 anni a Londra. Poi proprio l'anno scorso ho fatto 5 mesi di tirocinio a Bruxelles, Comitato Economico e Sociale Europeo, altra esperienza che se, insomma, consiglierei a tutti se ne avessero opportunità. E quindi insomma adesso mi piacerebbe un po' mettermi dall'altra parte e vedere come funzionano queste cose da parte di chi organizza, insomma. E, la persona che mi vuole più bene forse direbbe che sono una persona comunque... buona, insomma forse troppo a volte, paziente. E chi mi vuole più male, chi mi odia, penso che forse si fermerebbe difetti fisici perché non lo so, reali motivazioni di odio dove potrebbero trovarle, poi non mi sono mai trovata, quindi magari ci saranno, però non ne sono consapevole io. Va bene. Sono Selena, ho 24 anni, vengo da Copertino e ho una laurea triennale in lingue straniere qui a Lecce. E dovrei laurearmi a dicembre in lingua e traduzione, laurea magistrale. Perdonami, il dovrei dipende da te o da loro? Da loro. Ho inviato la tesi, attendo correzioni. Questo è... quindi... cioè, come dire, è già un buon passo, anzi, se dipendesse da te sarebbe più... Io ho fatto il mio dovere poi, in attesa di risposta. Sta bene. Ho avuto la metà delle loro esperienze all'estero. Ho fatto viaggi per piacere e ho vissuto per un periodo a Londra cercando lavoro, però esperienza personale. E, ho fatto un corso per lavorare in albergo con lezioni di marketing turistico e niente, una persona che mi vuole bene può dire che sono buona, paziente, socievole. Una persona che mi odia, che sono insopportabile, parlo troppo e metto ansia.
Basta. Va bene. Cioè tu la odi quindi perché... Va bene. Perdonatemi, volevo dire una roba. Va bene tenere i telefonini accesi, ma vi prego di silenziarli. Solo questo. Sì, sì, no, va benissimo tenerli accesi per 50.000 urgenze però. Mi chiamo Federica, ho 24 anni, vengo da Castri di Lecce. Fighissimo. Paese grandissimo. Dopo faremo, sapete, nei paesini, no? C'è tipo l'albero delle famiglie, ah sì, parente da qui, trovo così. C'è un certo 3.000 punto, abitanti, quindi io purtroppo sono difficile. Disconnesso, mi manca un pezzo enorme. Allora, tipo, mi vedono quegli anziani e mi dicono, ma dieci senti, è lui figlio, poi passano a mio nonno, così... Ah sì sì ti ho riconosciuto ma in realtà non mi ha mai visto. Invece i giovani mi dicono ma tu chi sei? Ma non mica sei di qua. Dico sì ma in realtà non sarei di qua. Però alla fine ricostruiscono sempre tramite il nonno. Cioè la chiave diciamo del mio nonno. Se no è impossibile capire chi sono. Prego. E a dicembre se tutto va bene mi laurerò anch'io in lingue. Ah tu hai la specialistica, stesso tema. Stesso corso di laurea. E ho fatto l'anno scorso l'Erasmus in Francia 5 mesi. Quest'anno sono tornata a giugno, sono stata 5 altri mesi a Dublino, 4 anzi, 4 mesi a Dublino con l'Erasmus Placement, ho lavorato in una libreria e niente, la persona che mi ama dice che so cucinare, e che sono socievole, anche se parlo troppo a volte. E quella che mi odia non so, cioè magari si ferma su... aspetto fisico, pensando che sono una che se la tira, in realtà non è così, se uno mi conosce bene. Basta. Bene. Mi chiamo Luana, ho 24 anni e vengo da Guagnano. Mi devo laureare anch'io a dicembre, lo stesso corso loro, di lingue. Scusate, dopo datemi il numero di telefono di questa segreteria, così li chiamo e li convinco, perché allora sta diventando un problema sociale. Prima era un problema individuale, ma adesso diventa un problema sociale, d'accordo? Quindi va bene. Vai, ho fatto 5 mesi l'Erasmus l'anno scorso in Francia con loro due. Siete troppo interconnessi, siete una rete, diciamo, bello questo. E basta come esperienze europee. Poi la persona che mi ama penso direbbe che sono paziente, disponibile, quella che mi odia, non so, forse sono troppo pigra. No. Bene, bene, bene. Finalmente un vizio capitale. Bene, tu bene. Devi bene. Fare. Allora, io sono Selene, sono vicepresidente di una delle associazioni proponenti del Laboratorio dal Basso, l'Associazione Mille Piedi. Sono laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a Roma e anch'io dopo un percorso un po' strano, diciamo, sia come carriera di vita in generale, che mi ha portato per tanti anni fuori, sono ritornata 2 anni fa con l'intento di rimanere comunque in contatto con l'estero e di fare qualcosa qui nel mio territorio, nella mia piccola comunità, io sono di Giugianello, permetterci di rimanere connessi con l'Europa. E quindi abbiamo iniziato questa avventura con Gioventù in Azione, con la mia associazione, e pian piano abbiamo iniziato a collaborare con tante associazioni del territorio, quindi anche con Cultura Arte, con Terra del Fuoco, e quindi lavoriamo sicuramente con Gioventù in Azione, e adesso da poco tempo siamo anche accreditati come Sending Organization per il Servizio Volontario Europeo e niente, chiuderei qui la mia presentazione dicendo che chi mi ama, chi mi vuole bene sicuramente dice che sono una persona generosa e invece chi non mi sopporta mi dice che parlo troppo, che sono orgogliosa, che sono una pessima cuoca e... Cioè praticamente stai chiedendo lumi perché è lui che ti... Sì. Se puoi, come dire... Interagire. Direi. Sì, è che sono lunatica. Qualcuno mi dice esaurita, vabbè, me ne dicono tante. Adesso... C'ho più difetti. C'ho ogni più difetti giorno che ha le sue pene, diciamo. Fermiamoci a questi insulti per adesso, poi magari dopo
Diamo stura. Roberta, perfetto. Allora, io mi sono già più o meno presentata prima. Comunque ho finito l'università a luglio scorso, mi sono laureata in filosofia. E adesso tutti potete fare, no, che fatto, ti sei scritta? Sono felicissima di averlo fatto. Bellissimo. E ho fatto un master in aforismo in gestione delle risorse umane e l'Europa purtroppo, a differenza vostra, l'ho conosciuta da qui, cioè progettando da qui, informandomi da qui e non avendo la possibilità di andare, cosa che mi sono ripromessa e che farò massimo l'anno prossimo. E quello che mi porta a stare qui, ve l'ho anticipato prima, e la persona che mi ama di più probabilmente direbbe che mi devo rilassare un po' più spesso, perché mi vuole bene, quindi me lo consiglia. Chi non mi sopporta, sì, può dire che sono lunatica, permalosa, che me la prendo spesso, precisa, quindi abbastanza. La lista è lunga purtroppo, sì, però va bene. Certo, precisa non è mai stata, cioè, come dire, in alcune culture anche importanti, tipo in Giappone o tipo in Germania, essere preciso, come dire, è un elemento assolutamente, come dire, fondativo della persona per bene, diciamo. Qui da noi, quando uno è preciso, è quasi una cosa che rompe i coglioni agli altri che non lo sono, quindi pare brutto, diciamo. Sono Chiara, ho 24 anni e vengo da Giugianello. E sono laureata in lingue e letterature straniere e laureanda in traduzione letteraria. E, allora, ho avuto un'esperienza all'estero l'anno scorso nell'ambito del progetto Erasmus in Francia. Quest'anno nell'ambito del progetto Erasmus Placement in Inghilterra. E, adesso, questo ottobre, sono andata in Turchia. Sì, era uno scambio nulla, di Youth in Action. No, questo è onesto. Sì, faccio con l'associazione Mille Piedi, quindi Selene e Alberto. Avevo dimenticato. La parola allo sponsor. Una persona che mi ama direbbe che sono molto solare. Però una persona che mi odia direbbe che parlo troppo, sono molto ansiosa, quindi magari le due cose potrebbero risultare insopportabili, ecco, insieme. Certo, soprattutto voi due insieme non potete stare, perché te sei ansiosa, esattamente. Te sei ansiosa, mi vai in crisi, finisce il corso. Ti forse per questo vedere. Siamo molto amiche. Ecco, bene. Grazie. Grazie a te. Allora, io sono Pamela, ho 30 anni. Sono, diciamo, moglie e mamma da 5 mesi, quindi è un bel progetto. Adesso dovreste dire, ah, oh, bello, auguri, benedica, che cazzo, fate un po' l'amore. Grazie, non penso. E, mi occupavo di progettazione finanziata, l'ho fatto per 5-6 anni, poi, diciamo, il bisogno ha portato a mandare un curriculum in Comdata, un call center nostrano. E diciamo lavoro lì, però dopo anche questa esperienza della maternità, del matrimonio, ho bisogno di respirare un po'. Bene. Di che studi hai fatto? Di scienze politiche e specializzate in relazioni internazionali qui a Lecce. Il mio miglior pregio è che sono curiosa, nel senso di curiosa di sapere e curiosa di simpatica, insomma, sono abbastanza alla mano. Quindi questo vuol dire che la persona che ti ama di più sei te stessa, perché tu invece di dire la cosa che direbbe la persona che mi ama, hai detto il mio miglior pregio direttamente. Sì, automaticamente. Perfetto. No, beh, me lo dicono quelle persone, vogliono bene. Ecco. Va bene. Il mio invece peggior difetto è che sono impaziente, spesso disordinata. Cioè, ordinata nel mio disordine, ma gli altri non lo capiscono, quindi sono disordinata. È evidente che la colpa è degli altri, infatti. Senza ombra di dubbio. È quello che cerco di spiegare da mesi a mia madre. Che infatti, purtroppo... perché c'è sempre l'ordine nel disordine. Va e bene. Basta. Così. Grazie. Ciao, sono Emanuele, ho 39 anni. In realtà non ho molte esperienze europee, tranne i viaggi di piacere. Credimi, meglio così. Cioè, stai meglio della metà di questi pazzi che vogliono viaggiare dappertutto, che hanno finito ormai l'opportunità e quindi sperano che adesso Erasmus Plus di altre, ma in realtà no. Prego, quindi. Ho iniziato degli studi di filosofia che non ho terminato, in compenso ho due diplomi che ho preso per motivi lavorativi, lavoro appunto, sono nell'associazionismo, diciamo, da sempre, da quando ero piccolo, dall'Azione Cattolica alla Pro Loco a
tutta una serie di associazioni. Prologo di Lecce? Prologo di San Cesario. Ah, io vengo da San Cesario, sì. E niente, cosa direbbe chi mi vuole bene? Che forse che so ascoltare, che sono paziente, fino a un certo punto. Chi mi odia, in realtà non so cosa direbbe chi mi odia, perché non tengo molto in considerazione chi mi odia, sinceramente. Anche perché di solito non ha il coraggio di dire... Tu lo picchi? Cioè, no, perché non lo tengo in considerazione, semplicemente. Va bene. Basta. Grazie. Chiudiamola. Chiudo io. Ciao a tutti, sono Alberto Caroppo e sono presidente Millepiedi. E niente, sono contento che Andrea è qui. Le mie esperienze, ho 20, magari ancora 28 anni compiuti da poco, ho avuto varie esperienze in giro per l'Europa, 11 paesi per un paio di volte, quindi arriviamo a una quindicina, e non tantissimi progetti alle spalle, soprattutto come esecutore pratico, diciamo facilitatore, la cosa che mi viene meglio. E mi ricollego soprattutto al pregio o a quello che dicono di me, soprattutto chi mi vuole bene, che sono molto socievole, appunto, aperto mentalmente e problem solving, me l'hanno detto questa mattina, non per la prima volta, me l'ha detto Selena. Uno dei miei difetti, o comunque chi mi vuole male, mi può dire che sono disordinato e suscerrato, soprattutto, cioè... Per dire, dimentico le cose o comunque prendo e salgo su in casa un paio di volte prima di uscire definitivamente da casa. C'è un paio di traduttrici, siccome siamo in streaming, scerrato, traducete. No, non è dimenticato. Scerrato è uno che si scorda le è cose. È uno che dimentica sbadato. Perfetto. Ok, grazie. Va bene, allora questo lo poggiamo qui perché ricordatevi che dobbiamo per forza usarlo quando parlate voi. Allora, quello che facciamo adesso, intanto bellissima questa presentazione, da sola, come dire, valeva la giornata. Volevo dirvi che, sapete cos'è un NET, sì? Perfetto. NET, cioè Non Educational Employment on Training, perfetto. Noi, con un gruppo di amici e colleghi formatori, due anni fa abbiamo creato un acronimo, insomma, che descrive la metà di voi, che sono quelli training and learning addicted, cioè quelli proprio che hanno la malattia di dover fare delle cose. Siccome io mi sono occupato a lungo di orientamento, allora il colloquio tipo con le persone come voi, cioè con alcuni, sono: guarda, io ho fatto servizio civile in Perù, lo SVE in Romania, poi ho fatto Leonardo in Norvegia, poi ho fatto un Leonardo Placement in Bulgaria, poi ho fatto uno campo sci di un mese, in sci sarebbe servizio civile internazionale, in Russia, poi ho fatto Beca Sargo in Spagna, poi ho fatto... E poi cosa posso fare ora? Dico, ma cazzo, trovo di un lavoro, no? Hai la Madonna, hai 30 anni, hai due lauree, hai due master, hai fatto 6 anni di non fare un cazzo che ti pagava l'Unione Europea, trova di un lavoro. Allora, diciamo, il tema è... Premesso che, come dire, è un invito amichevole e affettuoso, dico, avete queste bellissime super esperienze, ora provate, diciamo, a metterle a frutto, perché il tema di questa terra, come di tante terre, è che la terra, come dire, non è che cresce da sola, non è che, come dire, porta frutti da sola, no? Va coltivata, e la metafora della terra vale anche per la terra come territorio. Cioè, se i migliori coltivatori stanno sempre in giro, come dire, ad apprendere nuove tecniche, ma poi non coltivano, come dire, prima o poi bisognerà rendersi conto che in questo posto c'è potenzialità che vengono assolutamente, come dire, frustrate dal fatto che manca l'energia. Cioè, è vero che è un posto bizzarro, che è lontano dai, come dire, ha una serie di difetti, che adesso non è che dobbiamo fare questo. Però io penso, questo ve lo dico, come dire, en passant, che una parte di voi che avete fatto queste esperienze e che avete questa straordinaria, come dire, voglia di migliorare, di migliorarvi, di crescere, di imparare, non dovete però rivolgerla sempre, come dire, solo a voi stessi. Cioè, il tema è che si cresce non solo per se stessi. Noi dobbiamo,
come dire, provare a fare rete, a mettere insieme. Vedrete che tutta la giornata di oggi sarà un continuo questa rete, perché è una delle filosofie di base dell'Europa, quella di fare networking. Quindi è molto importante. Mi fa piacere che alcuni di voi si conoscevano, altri no, quindi anche questa è una prima occasione di rete. Va bene? Allora, quello che facciamo adesso, puoi provare a spostarti magari in un posto, perché uso questo, con i nostri potenti mezzi questa mattina abbiamo costruito una flip... Allora, non accetto critiche, perché non esiste nessuna flip chart che sia fatta su questo carparo degli anni proprio del 1400, quindi sa, nessuna lavagna potrebbe essere mai così figa, quindi abbiate pazienza, ma io me la vanto questa lavagna. Allora, qualcuno di voi è pratico di stadio? Lo stadio, sì? Siete andati? Qualcuno è andato per esempio a Roma, allo stadio? Capitato? Bene, bene. C'è una canzoncina, no? Che quando per esempio la squadra di casa vince, tipo la Roma, e la squadra di fuori casa perde, verso la fine, bravo, ma che siete venuti a fare, dice questo, perché chiaramente cosa significa? Cioè, siete venuti a perdere tempo? Allora noi adesso cantiamo questa canzoncina, nel senso che non è che la cantiamo realmente, ma cerchiamo di capire voi qui. Esatto, cioè è vero che c'è un antico coso, diceva, non so se una citazione anche questa cinematografica, dice, ma ci sei venuto o ti hanno mandato, no? Questo è già un elemento importante. Posto, insomma, che voi siete venuti o vi hanno mandati, ma esattamente qui, stamattina, cosa siete venuti a fare? Proviamo a mettere giù qualche idea? Acquisire nuove conoscenze, io direi. Nuove conoscenze, benissimo. Facciamo questo piccolo brainstorming. Non è che scriviamo qui sotto, cazzo. Mi denunciano qui, altro che... Questa, la sovrintendenza... Mi arresta subito. Nuove conoscenze. Io do la colpa a Roberta, chiaramente, però voglio dire, ci divideremo. Nuove conoscenze. Valutare altre opportunità, nuove possibilità. Nuove possibilità. Facciamo anche opportunità, perché mi piace. Bene. Fare rete. Fare rete. Condividere. Non è che vi devo dire io come funziona un brainstorming, sì, brainstorming è una tempesta che avviene nel cervello, se questa non è una tempesta, questa è bonaccia. Cioè. Prego. Curiosare. Curiosare. E andiamo. Una parola, Candice. Capire cosa poter fare nel territorio, per il proprio territorio. Capire cosa fare? Va bene. Poi. Confrontarsi. Confrontarsi. Sviluppare idee. Quindi, prospettive di politiche giovanili. Sì, cioè verso dove sta andando. Conoscere persone con interessi uguali. Apprendere dei contenuti per cercare di europeizzare un po' il territorio, cioè il Salento, insomma. Bene, altro? Abbiamo altro da dirci? Va bene, per il momento fermiamoci qui.
Allora, quello che facciamo questa mattina è una roba che funziona in questo modo. Esisteva Gioventù in Azione, esisterà Erasmus Plus, ma Erasmus Plus o Gioventù in Azione a che servono? Cioè il tema, se voi ci pensate bene, non è scontato, nella misura in cui qualcuno di voi ha detto che ha esperienza, come dire, e conoscenze di europrogettazione. Non so cosa voglia dire, perché non vuol dire nulla europrogettazione, ma mettiamo che, come dire, stiamo parlando di project cycle management, che stiamo parlando di logical framework approach. Allora, l'approccio della matrice del quadro logico è esattamente il discorso che a noi ci serve per capire come funziona. L'Unione Europea è una mega matrice. Questa mega matrice decide di costruire politiche per perseguire obiettivi e quindi, in base ai soldi che ha, quindi alle risorse, e in base agli obiettivi che vuole perseguire, così faccio pure l'egiziano, costruisce programmi che sono delle mega matrici, leggermente più piccoli della mega matrice Unione Europea. All'interno di questa mega matrice di programma, per esempio Erasmus Plus, che è un programmone rispetto agli altri che c'erano prima, ci sono delle matrici più piccole, che noi chiamiamo Key Action, che hanno degli obiettivi più piccoli, e così a cascata. Cioè il vostro scambio da 14.000 euro si inserisce come matrice all'interno della più ampia matrice degli scambi giovanili in Italia, che si inserisce nella più ampia matrice degli scambi giovanili in Europa, che si inserisce nella più ampia matrice degli scambi giovanili, poi si inserisce nella matrice della mobilità, poi si inserisce nella matrice di Erasmus Plus. È chiaro come funziona questo ragionamento? Allora, per poter, diciamo, penetrare la ratio del programma, non è sufficiente leggere la guida. O meglio, bisogna leggere la guida, ma posto che in questa fase non disponiamo della guida di Erasmus Plus, nel senso, io ho letto quella confidenziale, ma non la posso rivelare, altrimenti, come dire, potrebbero venire a giustiziarmi i corpi speciali dell'Europa. Scherzo, è una stronzata, non c'è scritto i costi, non c'è scritto praticamente i tempi, non c'è scritto niente, praticamente la guida è una pagliaccia, cioè è tipo la guida di un programma qualsiasi adesso, che diventerà un programma quando, come dire, ci metteranno dentro i soldi, ci metteranno dentro i tempi, cioè praticamente non c'è niente, quindi non ha senso parlare della guida di Erasmus Plus, che sta girando, insomma, forse voi siete addetti ai lavori, diciamo, a metà, ma insomma, tra gli addetti, nel senso che nessuno si occupa proprio questo di mestiere, almeno mi pare di capire, nessuno si occupa solo di politiche giovanili per mestiere tra di voi, comunque, insomma, tra gli addetti ai lavori, che frequentano un certo milieu, un certo ambiente, la guida gira da un mese, non serve a niente. Le informazioni che vi do oggi serviranno invece esattamente a inquadrare questo, cioè a capire Erasmus Plus nella più ampia prospettiva, quindi nella più ampia, come dire, nel più ampio quadro delle politiche giovanili. Politiche giovanili che, come dire, hanno come sempre due risvolti. Sono le politiche per i giovani, ma sono anche le politiche dei giovani, cioè, come dire, costruite dai giovani. Allora, rispetto alle vostre aspettative, sono proprio a cavallo, nel senso che è come fumarsi una sigaretta. Nuove conoscenze le avete già fatte, perché non conoscevate alcuni di voi e quindi questo risolto. Nuove possibilità, cioè, questo è scontato, opportunità ce ne sono, sia, come dire, nel fare rete, perché tra di voi potete sicuramente costruire cose più grosse, nel senso che il know-how di ognuno di voi vi porta a fare un certo tipo di attività. Se vi mettete insieme tot cervelli, tot esperienze, tot capacità di mobilitare partner all'estero e quant'altro, potete fare cose più ambiziose, più grandi. Condividere, diciamo, è il nostro metodo, e quindi sicuramente condivideremo. Curiosare è fondamentale, perché senza la curiosità non si va da nessuna parte. Capire cosa fare, questo lo capiremo insieme, se mai c'è da capire.
confrontarsi anche mi sembra interessante, sviluppare idee è una roba che normalmente il cervello dovrebbe fare, quindi a maggior ragione quando è sollecitato, conoscere persone simili come nuove conoscenze e apprendere contenuti per europeizzare il Salento è una cosa che mi piace un sacco. Questa, come dire, la trovo meno, cioè più ambiziosa e quindi meno, come dire, facile da fare in poche ore, ma sta bene. Direi quindi che possiamo procedere col nostro lavoro, però siccome vi vedo mezzi morti, io mi prenderei 5 minuti, così voi vivificate il vostro intelletto, lo, come dire, gli fate prendere un poco di aria, io nel frattempo mi avveleno con due pippate di sigaro e poi torniamo e cominciamo il nostro lavoro, sta bene? Questo è alle 2:30, pure, 1:30 per me, pure. Ci siamo? Mi sa che manca qualcuno. Abbiamo missing in action. Abbiamo. Questa prima pausa ha portato dispersione, esatto, sconvolgimenti nella composizione del gruppo. Allora, siccome il tema centrale, no, che noi stiamo affrontando ruota intorno, insomma, a questi programmi europei di politiche giovanili, vogliamo dire così? Allora vi propongo, prima di immergerci nelle informazioni, vi propongo un'attività che ci aiuterà a riflettere intorno al tema della giornata. Ecco il pezzo di attività che vi dicevo precipuamente semantica, cioè che lavora intorno alla condivisione di concetti. Allora, vogliamo scegliere il concetto della mobilità, no? Ma lo diamo, come dire, come concetto che racchiude, come dire, una molteplicità di significati. E quello che vi prego di fare è provare, intanto tutti quanti, se vi pigliate un post-it a testa e se vi dotate anche di una penna, va bene? Allora, quello che vi prego di fare è pigliarvi 5 minuti di sereno silenzio, senza ansia, senza troppe parole, senza chiacchieroni, riflettere rispetto, come dire, alla risposta da dare a questa domanda. Che cosa è per me la mobilità giovanile? Dove per mobilità giovanile intendiamo il tema, come dire, o meglio ancora il mainframe, cioè la matrice all'interno della quale noi articoliamo la riflessione di oggi. Come dovete rispondere? Dovete rispondere per iscritto nella facciata non adesiva del post-it, quindi non mi serve un tema, cioè qui non siamo, siamo a livello di definizioni, e per renderla ancora più, come dire, divertente, non dovete rispondere con parole vostre, ma dovete rispondere con una citazione di poesie, di canzoni, di discorsi. È chiaro? Quindi dovete scrivere in stampatello, solo nella facciata dove non c'è la colla, e dovete possibilmente, adesso se poi non vi viene in mente niente, potete anche utilizzare le vostre parole, ma normalmente vi chiedo di utilizzare una citazione di una canzone, di una poesia, di un discorso politico, di un documento programmatico, di tutto quello che avete in mente, va bene? Quindi quando avete finito, scrivendo in stampatello leggibile, perché dopo li dobbiamo leggere, lo appiccicate qui. Venite qui e lo appiccicate in un punto qualsiasi di questo, di questa lavagna. È chiaro a tutti? Sì? Perdonatemi, vorrei trasferirvi un elemento. Quando uno parla, gli altri ascoltano, tendenzialmente lo guardano e rispondono quando gli fa una domanda. Quindi è chiaro a tutti? Perfetto, grazie, buon lavoro, avete 5 minuti per scrivere.
Ovviamente chi ha già finito può alzarsi, incollare lì e tornare al suo posto. No, va bene, piegalo, ripiegalo sulla colla e incollalo lo stesso, così non lo riscrivi, va bene. Tutti avete fatto? Ragazzi, però quando ci diamo un tempo deve essere quello, mi raccomando. Naturalmente, volevo farvi... Perfetto. Abbiamo finito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tu hai fatto 6? E quindi 15, 3... 6, 7, 3, 6, 7, ne manca uno. Ah, perfetto. Allora, stavo dicendovi che un'altra modalità a matrice è quella della formazione, nel senso che ogni training naturalmente necessita i suoi tempi, necessita i suoi strumenti, e tutto il resto, però la cosa che vi consiglio sempre quando partecipate ad un training, soprattutto come dire, se gestito da un formatore che gode della vostra fiducia, è sempre il momento giusto, come dire, per imparare alcune tecniche che poi possono, come dire, essere utilizzate in circostanze naturalmente analoghe o trasformate se ne avete, come dire, le competenze, nel senso non usate tecniche a sproposito perché potreste sortire effetti, come dire, contrari, però normalmente va bene. E allora questa tecnica, giusto per darvi un contesto, è stata costruita molti anni fa da un team di formatori italiani per conto del Consiglio d'Europa. Io indegnamente, come dire, sono uno di questi, ma ero il più giovane, diciamo. Questa tecnica è stata proprietaria del Consiglio d'Europa per qualche anno. È stata realizzata da Francesco Ferrari, da Mario Bozzo Costa, da Francesco Mollace e da me. Noi la chiamiamo Opinion Poll, ma perché vedrete adesso tra un po' si voterà, ma in ogni caso, come dire, molto semplice da usare ed è molto interessante per fare un'attività semantica. Allora, quello che faccio adesso è leggere quello che voi avete scritto, va bene? Quello che voi avete scritto è molto importante. Intanto perché ognuno ha messo un pezzo di sé in questo, quindi farlo in questo modo, con le citazioni, con le canzoni, con le poesie, continua quel lavoro di conoscenza all'interno del gruppo che, come dire, è uno degli elementi sempre di una formazione non formale, nel senso che il cosiddetto team building non è, come dire, una sessione, è anche una sessione specifica, ma poi continua
perché è un processo. E allora qui chiaramente se uno ha citato Gigi D'Alessio o come dire Leonard Cohen fa differenza, nel senso che quella persona è una persona da Gigi D'Alessio, quell'altra è una persona da Leonard Cohen, è chiaro? Questo non vuol dire che uno è meglio e uno è peggio. Però allora intanto ve li leggo. Il viaggio è l'unica cosa che compri, ma che ti arricchisce. Acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze nella speranza che possa servire nella vita. Stay hungry, stay foolish. Scritto Steve Jobs, ma come sapete questo è, come dire, un errore, perché Steve Jobs nel suo discorso spiega bene che era la copertina di un mensile, va bene, quindi non è sua, diciamo, però va bene, diciamo. Up Patriots to Arms, Engagez-vous, di Franco Battiato. La gioventù è la porta attraverso la quale il futuro entra nel mondo. Bergoglio, immagino che sia l'attuale Papa. La mobilità giovanile è per me la strada da percorrere per creare una reale comunità europea, dunque costruire il nostro futuro che è l'Europa. Un mondo è come un libro, per leggerlo bisogna viaggiare, Sant'Agostino. Altrove le cose belle sono altrove. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuove cose, ma nell'avere nuovi occhi. Anche questa è una citazione letteraria. Giovanotti. Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Il vero viaggio di scoperta non consiste nello scoprire nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Proust. Quindi qui abbiamo una versione, una, diciamo una duplice traduzione. Scoprire cose nuove e guardarle attraverso occhi nuovi. Il mondo non si è fermato mai un momento, e questo anche è una citazione, come dire, canora. Un viaggio è l'unica cosa che compri e che ti arricchisce, e qui, come dire, se questi due erano seduti a fianco, se no, voglio dire, veramente c'è un idem sentire. Ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini immagino, e viaggiare apre la mente. Va bene. Allora, quello che vi chiedo di fare adesso è una cosa molto semplice. Alzatevi con in mano un oggetto atto a scrivere, cioè una penna, e segnate tutti quei messaggi con i quali siete d'accordo, tranne il vostro, perché è del tutto evidente che voi siete d'accordo col vostro, se no siete da neuro e non dovete stare qui. No, 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 no. C'è il mio caro amico Giuseppe De Simeis, che è il responsabile di psichiatria d'urgenza a Casarano, e io vi mando subito da lui, se non siete d'accordo con voi stessi, con un messaggio che avete appena scritto, va bene? Viceversa, noi diamo per assunto che voi siate d'accordo con quello che avete scritto, quindi voi vi alzate e segnate, mettete all'interno, diciamo, del post-it un segno che ci faccia capire che siete d'accordo, che segni non si possono mettere. Non si possono mettere segni politici, non mettete celtiche, non mettete svastiche, non mettete falce e martello, perché sennò dobbiamo discutere 25 minuti dopo sul segno che avete messo. Non mettete cazzetti, non mettete cose fastidiose per cui dobbiamo discutere roba sessista, maschilista, fastidiosa. I segni che si possono mettere sono puntini, spirali, croci, X, cioè tutte cose civili, per bene, neutre, è chiaro? Lo dico perché sempre c'è due o tre spiritosoni quando facciamo questo, per cui ci evitiamo, come dire, mezz'ora di questione sul perché tu hai messo questo e non quell'altro. Come dire, se siete particolarmente disegnatori, disegnate un bel fiore, disegnate il viso della donna che amate, dell'uomo che vi fa fremere, però, diciamo. Dopodiché dovete tornarvene a posto. Quindi vi prego di alzarvi, di segnare la roba con cui siete d'accordo. Quella con cui non siete d'accordo non la segnate, quindi potenzialmente potete segnare tutte tranne la vostra, cioè siete d'accordo con tutti, oppure nessuna, perché voi siete d'accordo solo con voi stessi. Nel caso di quelli che hanno scritto la stessa cosa, perlomeno con quello che ha scritto la stessa cosa vostra, diciamo, siete autorizzati a segnarlo. Va bene? Prego. Anche se fa molto trainer rock, in effetti forse potrei usare un po' anche questa. Che questo fa molto Roberto Re, questi Tony Robbins, questi formatori da un milione di euro a giornata, invece quello là è più rock, diciamo, mi piace di più. Ah,
Vedete, anche solo osservando come si fa la coda, voi riuscite a distinguere le caratteristiche fondamentali di un popolo. E quindi questo gioco, come dire, in realtà è sociogrammatico nella misura in cui vi dà gli elementi chiave per capire come si comporta un gruppo, una comunità, rispetto, come dire, a alcune regole che presidiano lo stare insieme. Questa è una coda mista, come dire, ma di persone per bene, però. C'è una coda, diciamo, sud-europea, mediterranea, di persone per bene. Perché poi c'è la versione di persone per male, che sono quelli che si mettono addosso così. Cioè, quello, è chiaro. Silenziosi anche. Silenziosi, va bene, questo. Però vi prego di credermi che una volta, gestendo, come dire, una dinamica di questo tipo con un gruppo un po' più ampio, dove la maggioranza erano nord europei, quelli si sono messi in fila per due, e oggettivamente ho guardato l'altro formatore, che è Guido Spaccaforno, un mio fratello italiano salernitano, gli ho detto: Guido, noi proprio non siamo proprio in grado, cioè non è proprio per noi il mondo, cioè il mondo è di questi proprio fantastici, c'è persone proprio abituate, senza nessuna attitudine alla formazione non formale, proprio c'è solo così, proprio e se toglievano dalle palle, perfetto, come se fossero dei soldati. Vabbè. Esatto. Infatti io all'inizio pensavo che dovessimo alzarci uno per la porta. Ma io perciò lo faccio apposta, se no è uno per volta, però poi, diciamo, se uno per volta si perde pure più tempo, così invece dovrebbe essere più rapido, dovrebbe. Esatto, dovrebbe. Con 24.000 baci. Perdonami, mi passeresti il simpatico, però no, il foglio, lascia, però non vorrei che cade il telefono. Stai bene, sì? Sei in ansia? No, tutto a posto? Ho visto ancora. Va bene. Ce la possiamo fare. D'accordo. Grandissimo. Questo è lusso. Allora, questo... Dove abbiamo messo l'ottimo scotch carta? Giustamente, dici tu. Questo organizzatore. Appunto, dici tu, ma che cosa ne posso sapere io? Sì, quando infatti prima chi ti ha nominato? Tu che sei un uomo di potere, procurami lo scotch carta, che sai dove sta. Guarda, li ho messi. Ah, grande, grande. Questo veramente è un pensiero assolutamente laterale. È un problem solver. Sì, sì. Assolutamente. Questo è. Ho trovato alla signora. Ah, sì, poi quindi. Le ragazze sono impazzite per trovare. Cioè, tu praticamente. Sei andato alla signora, giustamente, proprio il vecchio metodo dei paesi. Signora, non becca tieni questa. Quella è la cosa migliore perché. Qualche settimana fa dovevamo andare a pesca, no? E il ragazzo con cui stava a pesca si era scaldata l'acqua, e stampaccia così. Stavamo in un paese di mare, Torre Specchio. Ma come facciamo? No, non possiamo andare, mo per Dio. Stai calmo, ci sono a casa una cristiana, signore. Dobbiamo andare a mare, ne manca l'acqua. Figlio mio, tieni, do bottiglia. Perfetto, ciao, signore. Cazzo, c'è. No, d'altra parte voglio dire, se ti abiti a Milano, tipo a Bolzano, c'hai i tuoi benefit, però c'hai anche una situazione negativa. Cazzo, qui c'hai i tuoi benefit, utilizzali, no? Quindi si chiama Opinion Pot? Poll. Sì. Come, diciamo, esatto. Un'estrazione. Esatto, come exit poll. Giovani,
dovremmo velocizzare le operazioni di voto, diciamo. No, no. Nel museo qui. Perché voi non siete stati attenti quando ho letto. Se stavate attenti, adesso sapevate tutto perfettamente. Vabbè, e allora io mi siedo. Possiamo fare conversazione? Avete un argomento? I fiori, vi piacciono i fiori? No, no. Ma quello è il simpatico Minnesota. Ma perché tu sei arrivato a fare la visita militare? Ah no, quindi lo hai sentito dire questo fatto che ti piacciono i fiori, vuoi fare il fiorista? No, non è una leggenda. Io ho fatto uno stage su questo test. In realtà non riguarda proprio l'omosessualità, è stato sempre frainteso. No, ci sono dei cosiddetti deviatori di senso, per cui se tu dai una serie di risposte che fanno capire che tu non stai capendo, ti convocano dallo psicologo non perché sei omosessuale, ma perché stai a sparpagli. Quindi perciò ti chiamano per dire se sei tu o se hai risposto, perché se tu rispondi random puoi ottenere un risultato buono, ma anche un risultato, come dire, da mezzo, esatto, schizofrenico. E tutti abbiamo votato? Benissimo. Allora, devo precisare che qui, giustamente, non ci sono vincitori e soprattutto non ci sono vinti, nel senso che se uno dice un'idea e gli altri non la condividono, normalmente quell'idea non è che è peggiore, ma, come dire, tendenzialmente è il suo perché, diciamo. Ma comunque non ci addentriamo in queste spiegazioni. Allora, questo c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preferenze. 7, 2, 4, 6, 8 preferenze. Questa 2, 4, 6, 8. Vabbè, ma voi siete troppo buoni qui. Dunque, questa 2, 4, 6, 8, 9. Abbiamo la nostra vincitrice, però. Allora, questo ce n'è uno e lo mettiamo qua. Questo ce n'è zero, a meno che questa bandiera, no, questa bandiera credo che sia, è vero, questa bandiera è un segno? Sì, benissimo. È un voto? No, no. Ah, quindi ha zero voti, va bene. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi siamo qui. Vabbè, facciamo a fasce, 2, 4, 6, 7, questa è la fascia alta. Questa è la fascia intermedia, 2, 2, vabbè, questa 4, questa è 1, questa è 3, questa è 1. E allora, il lavoro che facciamo adesso è capire chi ha scritto cosa, cosa intendeva, chi ha votato per quella cosa intendeva, chi invece non l'ha votato cosa intendeva, per riuscire a capire di cosa stiamo parlando, va bene? Normalmente per fare questo si inizia da quella che è stata più gettonata oppure, come in questo caso, da quella che non è stata per niente gettonata. Questa citazione di Franco Battiato, che, come dire, evoca i patrioti alle armi, insomma, e dice poi engagez-vous, impegnatevi, va bene? L'hai scritta tu. Cosa intendevi? Ricordatevi sempre che la domanda era: che cos'è per me la mobilità giovanile? A questa domanda Marco ha risposto con una citazione di Battiato che dice: A patriots to arms, engagez-vous. Va bene? Perché? Ma perdonatemi. Altro che distratto. Io pensavo che era distratto, invece veramente super efficiente. Non ho pensato soltanto a un discorso che riguardasse il viaggio o lo spostamento in sé, ma un qualcosa che, diciamo, a livello semantico contenesse pure il discorso europeo in generale. Quindi, tenendo conto che la citazione, diciamo, che forse non è nata con Battiato, ma è stata usata con una sua canzone oltre 30 anni fa, diciamo che non è una chiamata alle armi, ma è una chiamata al risveglio della propria coscienza. Quindi io, diciamo, pensando al discorso
in maniera un pochino più larga, tenendo conto di quello che può essere l'idea o addirittura anche il sogno per alcuni europeo, io mi sono soffermato un pochettino di più sul risveglio della coscienza, quindi un maggiore impegno, diciamo, che ognuno personalmente può sapere quello che è e che poi si può coinvolgere mano a mano con qualcun altro. Questa grazie, era. Grazie mille Marco. Ecco, mi pare di capire che nessuno di voi aveva colto questa dimensione? No? Alla luce, diciamo, non vi chiedo perché non l'avete votata, diciamo, no? Perché nel senso è chiaro, uno può non piacergli Battiato, un altro può non piacergli quella canzone, però tendenzialmente se non l'avete votata è perché non vi era chiaro il contesto, come dire, analitico all'interno del quale Marco aveva fatto questa citazione. Adesso direi, insomma, che qualcuno potrebbe anche aderire a questo punto di vista, cioè i patrioti alle armi, in questo caso sono i giovani europei, insomma, che si prendono l'Europa, insomma, che si impegnano, diciamo, nel costruire questa Europa. Va bene? Va bene, allora questo abbiamo restituito, come dire, onore e dignità a, non tanto a Marco, come dire, ma a Franco Battiato, che poverino era rimasto. Va bene. Partirei adesso questa da sopra. Dice questa citazione: altrove, le cose belle sono altre. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuove cose, ma nell'avere nuovi occhi. Qui, come dire, ritorna il tema di Proust, insomma, però in questo caso c'è un incipit, anzi un pre-incipit, altrove le cose belle sono altre, che secondo me è stato quello che poi ha portato la focalizzazione di particolari voti. Chi l'ha scritto intanto? Va bene, Emanuela. Allora, intanto dici il senso di questa roba. Sì, l'incipit in realtà non è di Proust, ma è una frase di un filosofo greco che al momento non ricordo neanche chi sia, perché ricordo di averla letta e che, insomma, di essere stata colpita da questa frase. E quindi ho creato un mix tra queste due cose, perché era un'assonanza di significati che rivedevo in queste due affermazioni. Secondo te questo significa che altrove le cose belle sono altre? Cioè, nel senso, per esempio, qui nel Salento le cose belle sono gli ulivi. Altrove, per esempio, che ne so, a Treviso le cose belle sono le ville palladiane, per esempio. Oppure significa che è altrove che sono le cose belle, mentre qui da noi ci sono solo cose brutte? No, assolutamente. Ah, quindi, come dire, è un'idea, insomma, che dovunque vai ci sono le cose belle del posto. Ci siano cose belle del posto che vanno viste con occhi, insomma, diversi. Ecco perché la scelta di mettere le due frasi. E anche l'idea però che non è solo per vedere delle cose che si vada fuori, ma per uscirne comunque arricchiti non tanto dalle cose che si vedono, ma dalle persone, dalle esperienze che si incontrano. E dunque l'idea della mobilità come incontro, come scambio, come partecipazione, sintetizzata da questa, quasi sembrano in un certo senso in contrasto le due frasi, ma secondo me si completano. Perfetto. Allora, a partire da questo, intanto vorrei capire, qualcuno che non l'ha votata scientemente, cioè che ha detto no, non la voto perché non corrisponde a cosa, a come la penso io, c'è? Perché la matematica è molto semplice, voi siete 14, lì ci sono 9 voti, col suo 10, quindi 4 persone non l'hanno votata. Ora, queste 4 persone se lo sono dimenticato, oppure non l'hanno votata perché hanno detto no, io la penso diverso rispetto a questo. Pronto? Terra chiama Officina Ergo, rispondere Officina Ergo. Siete tutti d'accordo con quello che diceva Emanuela? Quindi che la mobilità giovanile abbia in sé, come dire, questi elementi di scoperta, di, come dire, di differenza, e di come dire, necessità di conoscere queste differenze e di guardare, insomma, al processo e non al fine, tendenzialmente? Sì, questo? Va bene. Alcune altre elementi, giusto per arricchire il nostro... Allora, questo abbiamo detto, tutti i prustiani, chiaramente. Chi erano gli altri due prustiani, scusatemi? Il vero viaggio di scoperta? Perfetto, Selene. E poi scoprire cose nuove e guardarle attraverso nuovi occhi? Occhi nuovi? Vabbè. Un po' una personalizzazione del messaggio, perché
Guardate, ve lo lascio così ve lo passate più... Perché a parte che non ricordavo bene la citazione, ma io con le citazioni non sono proprio una cima. Ah, poi d'altronde chi è sto Bruno? No, assolutamente. No, però l'ho voluto comunque personalizzare, nel senso che secondo me è importante dare risalto anche al fatto che si scoprano cose nuove, che vengono scoperte cose nuove, e che oltre a quello uno deve anche sviluppare la giusta mentalità con cui guardarle. Quindi non partire magari dal pregiudizio, liberarsi dai pregiudizi nel momento in cui scopre una cosa nuova. Questo è stato il mio ragionamento. In realtà il pregiudizio, come dire, non è sulla cosa nuova, il pregiudizio è, come dire, su quello che tu pensi di conoscere già. Sì. Magari. Però magari trovandosi davanti, riuscire veramente ad aprirsi mentalmente e guardarla appunto con occhi diversi. Bene. C'è qualcuno che avversa questo approccio invece? Cioè i prustiani doc, come dire, sono contro questa rivisitazione in chiave aperturista, in chiave mondialista? No? Non so se vi siete rotti i coglioni oppure se invece siete proprio così, persone gradevoli. Allora, c'è una frase molto interessante, questa ce la lasciamo fra un attimo. Mi incuriosisce, c'era una doppietta, no, sulla cosa che compri, esatto. Il viaggio è l'unica cosa che compri che ti arricchisce. Intanto, come dire, qui mi pare di capire che la mobilità giovanile è assolutamente, come dire, identificata con un viaggio, vero? Chi ha scritto queste due perle di saggezza? Vi eravate messi d'accordo? No. Siete fidanzati? No. Vi conoscevate da prima? No. Va bene, allora no, questo... Neanche l'università insieme. Neanche l'università insieme. Un Leonardo, manco un piccolo Leonardo così. Leonardo, ma in città di straforo. Io ero 15 giorni da mio cugino in Bulgaria che stava facendo un Leonardo, che però lo faceva in Svezia, ma si era trovato. Va bene. Ma sicuro. Va bene. Quindi dicevamo, cos'è questa storia che il viaggio è l'una cosa che tu la compri e che ti arricchisce? È una frase che mi ha sempre colpito perché magari a volte comporta una... Faccio presente che non è vero, se tu compri una miniera e la miniera va con i controcazzi ti arricchisce alla grande, sì. Cioè tu compri, che ne so, un albergo in un posto che nessuno conosce, dopo il brand Salento da Mare si scopre, tu diventi miliardario, tipo quei signori che avevano un albergo a San Foca che stava fallendo e adesso hanno 4 alberghi perché sono diventati ricchi. Quindi non è esattamente che è l'unica cosa che compri che ti arricchisce, ma comunque... Sì, diciamo. Oltre magari diciamo allo sforzo economico che ci può essere, sì, sì, sempre gioco, quando è un viaggio ti arricchisce proprio, è una crescita a livello umano, culturale, cioè arricchirsi in termini di crescita umana, personale, cioè, culturale. Questo lo riferiamo non tanto al viaggio quanto all'idea di mobilità, mobilità giovanile, riportando, no? La mobilità, quando si fa una mobilità si cresce a livello umano e anche professionale. E anche professionale. Sociale, professionale, è una interessante crescita. Questo. Non so se il mio collega. Collega, anche tu vuole aggiungere qualcosa? Microfono però, attenzione, se tu devi aggiungere devi microfonarti. No, esattamente la stessa cosa, io l'ho scritta anche perché è un'opinione mia anche personale, nel senso io... La maggior parte dei soldi che ho speso sono stati in viaggi e ne sono molto felice, insomma. No, ne sono contento, in senso... No, perché, non lo dico, che dopo lei si ansia, fa venire l'ansia... Non costa, vorrei agitare nessuno. Mica mi parte una catena di ansia che ci metto 20 minuti per sdemolire. No, non vorrei. Vi tengo... Assolutamente. Sì. Mi aspetta che ti microfono. C'è una domanda. L'ho votata anch'io, quindi non sono non d'accordo, però volevo capire, prego, devi. secondo chi ha scritto la frase, che connessione, nel senso, qual è la differenza tra un viaggio stop, un viaggio per piacere e un viaggio per mobilità giovanile? Straordinaria domanda che anticipa la mia, diciamo. Prego. Ok. Poi se vuoi puoi rispondere anche sì, tu tanto. Scusa. Allora, dipende prima di tutto in viaggio in generale come se lo si vive, almeno io personalmente ho una filosofia di viaggio che cerca sempre di più di avvicinarsi alle culture, ok, alla gente del posto, quindi per me non è solo andare a chiudermi nel villaggio turistico e fare la cosa, vabbè, ma questo non c'entra, una cosa mia personale. La mobilità giovanile che cos'è? La mobilità giovanile in questi casi si parla di mobilità all'interno di politiche giovanili europee, credo che in questo contesto, quindi il viaggio in questo senso porta comunque uno spostamento fisico ma anche un modo di adattarsi, di arricchirsi stando con persone di altri contesti culturali. Si impara dal fatto che il caffè non si fa solo come lo facciamo noi espresso ma lo fanno sciacquato, a tante altre cose culturali questa diverse.
open minded, comprendere, comprendere che comprendere che tu che, no, ma che... noi facciamo un ottimo, ti prego. Certo, è un modo per comprendere che non quello che, il modo in cui facciamo le cose noi non è l'unico e non è il giusto. Ce ne sono altri diversi, non sbagliati, non giusti, non migliori, non peggiori, ma diversi. Quindi apprezzare la... Sciacquato non mi sembrava un complimento. No, però... no, perché dal nostro punto di vista dice, ma questa è acqua colorata. Ti ha risposto? Se vuole aggiungere. Vuoi aggiungere, però non troppo aggiungere, non aggiungere troppo. Vuoi aggiungere? Aggiungi. Tu se non hai il microfono è come se non esistessi, il mondo. Vai, vai. Aggiungi. No, se, vuole, no, se vuoi ripetere tranquillamente. Si potrebbe legare. Ripeti la domanda. Sì, il microfono. Sì, sì, se vuoi ripetila. No, scusate, non fate non conducete che sono le 12:25. Nessuno ripete nessuno, rispondi se hai tre cose intelligenti e soprattutto rapide da dire, dille. In realtà ci sono tanti punti in comune, è come vivi, un po' come ha detto lei, un po' come vivi il viaggio personale che fai. Ovviamente stando insomma in mobilità giovanile sei sicuramente insieme ad altre persone, quindi vivi un approccio molto molto più vicino con altre culture, per dire come fai il caffè, però anche i modi di dire, i modi di fare, il gesticolare, il insieme di diciamo come dire, caratteristiche interculturali. Per quanto riguarda il viaggio, io spesso cerco di viverlo anche proprio in questo modo. Io non ho mai fatto viaggi in cui mi sono chiuso dentro un villaggio turistico. Io ci mi sono sempre buttato a girare, a conoscere le persone, a parlarci, a vedere lo stesso evento storico visto da punti di vista. Un esempio brevissimo, poi chiudo. Quando sono stato in Turchia, io avevo la maglietta con il simbolo del sultano. In realtà per noi sono stati nemici per secoli praticamente. Io sono andato invece alla, come si chiama, alla bara insomma di Maometto II, che è stato uno degli artefici della morte di tanti salentini. Però viverlo in quel modo per me è stato un evento grande, quel momento, come dire, vivere dall'altra parte e con un occhio diverso, come dice insomma le altre diciture. Beh, è l'antica questione, insomma, la differenza tra il turista e il viaggiatore, no? Questo però, diciamo, non sconfiniamo. Rapidamente, per darti una risposta, come dire, tecnica, la mobilità giovanile è il contrario del viaggio, nel senso che la mobilità giovanile, il viaggio è uno strumento, non un fine. Quando tu viaggi, viaggi perché, come dire, la tua idea è quella di percorrere un pezzo di territorio, di guardartelo, di conoscerlo, di divertirci e quant'altro. La mobilità giovanile non è così, la mobilità giovanile, come dire, ha dentro di sé un contenuto di formazione, nel senso che tu vai lì per imparare alcune cose, la lingua, gli usi, i costumi e quant'altro. Il fatto che tu viaggi, come dire, è intanto una necessità, perché se tu resti qui impari i costumi di qui, se per andare tipo in Turchia devi andare in Turchia, e quindi il viaggio è un elemento fondamentale. Ha in sé anche il fascino, nel senso che ogni IVS, ogni mobilità giovanile, come dire, è più viaggiatore che turista, senza dubbio, perché la differenza è che per il turista preconfezionano cose, diciamo, standard. Tu arrivi là e trovi la pasta perché ti piace la pasta, l'espresso, che è sempre sciacquato, però espresso perché tu se bevi l'espresso. Invece quando sei un viaggiatore o quando sei uno che ha fatto una vita giovanile, tu finisci in un quartiere dove nessuno sa che tu sei italiano, non sanno proprio chi sei, e mangi falafel piuttosto che, come dire, che ne so, borscht se stai in Russia, e così è, e non c'è né altra alternativa, tra l'altro non c'è soluzione. Mentre in viaggio tu dici, mo caccio l'accento e vado a mangiare nel ristorante, lì siccome non ce l'hai l'accento perché stai lì, come dire, con budget ridottissimi, sei obbligato a fare quella vita, e quindi questo ti forma, oltre a segnarti. Basta guardare i visi di questi ragazzi che sono... Va bene, ti ha risposto adesso, sì. Allora, qui il tema del viaggio lo abbiamo trattato, per cui le persone che fanno i viaggi sono i viaggi che fanno le persone. Chi l'ha scritto? Io. Questo ci piace, questo era solo per dire che è molto gettonata. E anche l'ottimo Sant'Agostino, chi l'ha scritto? È sempre valido, quindi il tema del viaggio lo abbiamo ben esplicato. Quindi abbiamo il tema, come dire, del viaggio prustiano, nel senso quindi dell'intercultura, dell'arricchimento, delle modalità che ci portano, come dire, a diventare persone diverse, persone, come dire, con un bagaglio di esperienza differente. La differenza tra viaggio e un'esperienza di mobilità. Poi, viaggiare apre la mente, questo mi pare che sia un'affermazione, non so perché tutti non l'avete segnata, ma c'è qualcuno che è contrario a questa idea che viaggiare apre la mente? Chi l'ha scritta? Io. Perfetto. Vuoi aggiungere qualcos'altro sul tema del viaggio? No.
abbiamo già detto. Allora, qui c'è una serie di cose interessanti, ci sono restate. Allora, intanto, è qui che si incontrano uomini duri con un bagaglio di fantasia, questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia. Chi lo ha scritto? Perfetto. Decliniamo, diciamo, questa citazione giovanottiana alla luce di che cos'è per me la mobilità giovanile. Allora, è qui che si incontrano uomini duri, duri nel senso ragazzi con l'idea di voler fare, di voler apprendere e dare qualcosa della propria terra. Duri nell'ottica dei capitesti praticamente. Cioè duri proprio testardi. Determinato, non testardo. Determinato. Con un bagaglio di fantasia, perché se non hai fantasia, se non vai oltre, se non vedi oltre, non riesci insomma neanche a spostarti, rimani ancorato. Allora, il luogo... Quindi è qui che si incontrano, qui dove? Qui nel no, io l'ho inteso come... Cioè, qui nel contesto della mobilità giovanile, sì, vuoi dire? In un, quindi l'ombelico del mondo sarebbe la mobilità giovanile, in questo senso. Senti che sale questa energia perché noi abbiamo l'energia di far salire... Non c'è dubbio. C'è qualcuno che avversa questo ragionamento, che gli sembra insomma un po' tirato, un po' eccessivo? Perché mi guardate come... Lo potete dire, non mi offendo ragazzi, perché parlate. Mi guardate come dei bradipi in amore, così. Ma no, che tra l'altro è una cosa che, essendo io abbastanza bradipo, questo mi piace anche, però con cioè, calma, sono... cioè non mi trasferite tutto questo desiderio di bradipi in amore. va bene, ottimo. Chiaramente il fatto che in tre o quattro abbiano segnato questo significa che gli altri erano distratti. Però sta bene. Il mondo non si è fermato mai un momento. Chi l'ha scritto? Come lo dobbiamo interpretare? Allora, è una metafora, nel senso, noi rappresentiamo il mondo e rappresenta proprio il cambiamento che è avvenuto perennemente. E attraverso il viaggio noi veniamo a contatto con altre culture, altre persone, e abbiamo proprio bisogno dell'interazione con altri. Anche oggi stesso, no? Non spostandoci chissà quanto, però l'importanza... è focalizzata proprio sulla rete, sul network, sulla condivisione, sul rapporto tra noi stessi, perché ognuno apprende dall'altro ciò che può. Quindi cioè tu ciò praticamente che... sì. Provo a sintetizzare. Non stai parlando del viaggio, ma stai parlando della mobilità giovanile, nel senso sì, che è una metafora che rappresenta il cambiamento, sì. Perfetto, che rappresenta, quindi la parola chiave è cambiamento. Sì. In questo senso il non fermarsi è il movimento, quindi è anche... Magari attraverso dire, il viaggio noi veniamo a contatto con altri paesi, altre sinonimo culture. Di cambiamento, grazie. C'è qualcuno che invece non gli piace questo punto di vista? No, figura di tutti, gli piace il punto di vista, vero? Jimmy, chiaramente. Allora, qui, tanto ragazzo dell'Europa, giusto per restare alla musica, va? Così abbiamo esaurito tutti i musicisti. Ragazzo dell'Europa? Io. Questo è... Prego, dacci una tua... interpretazione di Ragazzo dell'Europa. Sapete insomma che oltre a questa canzone Ragazzo dell'Europa è un'espressione politicamente molto, come dire, targata, va bene? Sì, diciamo che, vabbè, lasciando perdere la passione musicale, rock, che mi piace molto, cioè Ragazzo dell'Europa perché credo che quando uno viaggia lascia magari una parte di identità della propria nazione per immedesimarsi nella realtà del paese che lo ospita o che magari per turismo o per studio o per lavoro, cerca di capire appunto nuovi aspetti. Però quindi, la mobilità giovanile come la mettiamo dentro questa roba? Appunto, cioè noi non siamo italiani, spagnoli, francesi o portoghesi, ma soprattutto europei, quindi penso che sia una cosa interessante sentirsi appunto come figli della stessa terra. Bene, aggiungo naturalmente senza che questo... che su questo dovete essere tutti d'accordo, nel senso che cittadinanza europea è una delle priorità, come dire, multiannuali del programma, quindi è assolutamente così. Allora, abbiamo due citazioni che lasciamo per la fine, però c'è acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze nella speranza che possa servire nella vita. Allora, questa che è una frase privata, quindi che ha scritto un singolo, contiene intanto una parola bellissima che è speranza, ma poi contiene anche una riflessione, come dire, fly down, cioè una riflessione che dice, vabbè, speriamo che serve a qualcosa e non costruiamo. Chi l'ha scritta? Ah, perfetto. Ci vuoi contestualizzare il tuo...
In linea di massima ho cercato di rispondere alla domanda perché comunque non... Cos'è per te la mobilità europea? Abbiamo detto giovanile, insomma così, quindi è acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze nella speranza che possa servire nella vita. È questo. Sì, sì. Ha ricevuto solamente uno o due puntini. Ma c'è qualcuno di voi che veramente non pensa che questa sia Bibbia? Allora, a domanda rispondo. Cos'è la mobilità giovanile? Cos'è la mobilità giovanile? Cos'è per me la mobilità giovanile? Risposta: acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze nella speranza che possa servire nella vita. C'è qualcuno, ripeto, che non reputa questa frase Bibbia? Prego. Io posso dire che non l'ho condivisa in pieno perché secondo me è una cosa che dipende anche da noi il fatto di metterle insomma a frutto nella nostra vita. Cioè siamo noi che con quello con cui ci arricchiamo insomma dobbiamo costruirci, cioè costruire anche un nostro futuro insomma. E in cosa contrasterebbe con questa frase? Il fatto che perché nella speranza, cioè è una bellissima parola per carità. La speranza viene da fuori? Non però, è come dire rispetto a te stessa la speranza? No, non è questo. Voglio dire, nella speranza è un po' come volersi abbandonare a fattori esterni. E non Cioè, secondo te la speranza viene da fuori, non è speranza, come dire, quindi non è fiducia in te stesso, ma è speranza, come dire, etero diretta, cioè che viene da fuori e ti aiuta. Invece tu dici bisogna essere artefici della propria fortuna. Sì, diciamo, bisogna far bilanciare le due cose, nel senso, sì, affidarsi per quanto possibile all'esterno, ma anche metterci il suo. Il proprio, insomma. Bene, bene. Mi piace anche questa riflessione. Emanuele, c'era una roba, come dire, fatalista nella tua frase o no? No, no, assolutamente. Va bene, ok. Altri interventi? No, no, ma l'interpretazione è libera. Avete altro da dire su questo? No, va bene. Questa tenetela da parte, questa frase. Ce la teniamo qui. La mettiamo qui. Allora... Dopodiché, togliamoci questo dente. Volete prima Steve Jobs o Papa Bergoglio? Cioè il Papa laico o il Papa cattolico? Facciamoci prima il laico, va, lasciamoci il cattolico per ultimo. Stay angry, stay foolish, Steve Jobs. Devo dirvi, intanto devo dire a chi l'ha scritto che, a parte il fatto che abbiamo scherzato cose, che è una citazione sempre bellissima, ma, come dire, abusata. Chi ha abusato di Steve Jobs? Prego, dici come lo intendi la mobilità. Allora, io più che focalizzarmi sul viaggio, mi sono focalizzato sull'aggettivo giovanile e quindi diciamo che ho inteso i giovani, ci ho messo in risalto i giovani e quello che dovrebbe essere il loro punto di forza, quindi lo stay hungry, cioè l'essere sempre curiosi, quindi avere voglia di scoprire, di confrontarsi, e stay foolish, che invece io lo interpreto come un essere creativi. Quindi creatività e curiosità potrebbero essere, diciamo, la chiave di lettura per scambi giovanili e quindi, sì, soprattutto, diciamo, il punto di forza di noi giovani. Bene. C'è qualcuno che ha qualcosa, come dire, da aggiungere a questa analisi, a questa esegesi, diciamo, del pensiero? No? Va bene. Poi magari se abbiamo tempo vi dirò una cosa su Stay Angry, Stay Foolish. L'ultima che ci resta quindi è la gioventù, è la porta attraverso la quale il futuro entra nel mondo. Firmato Bergoglio, che scritto così sembra quasi Badoglio. Ma invece la mobilità giovanile è per me la strada da percorrere per creare una reale comunità europea, dunque costruire il nostro futuro che è l'Europa. Chi ha scritto? Perfetto. Allora, qui c'è, come vedete, un doppio messaggio. Intanto una citazione molto bella e molto evocativa di Papa Bergoglio. Questa era una citazione di quando è già Papa o di prima? Sì, l'ha fatto... Microfono, se lo tieni così non serve una mazza. Diciamo. Qualche mese fa l'ha fatto, non ricordo, sì, però era già Papa. Benissimo. Beh, penso che l'abbia fatto forse in Brasile quando c'è stata la cosa mondiale di tutti i Papa Boys del mondo. Credo di sì, sono ateo e non l'ho vista in chiave cattolica, diciamo così. Però va bene, sì, era penso la giornata della gioventù. Sta bene. E allora, dici, come dire, perché hai utilizzato questa citazione e soprattutto poi la frase che hai aggiunto dopo, no?
Vabbè, per come la vedo io, il mondo, la frammentazione porta sempre inefficienza, criticità, quindi unire è sempre uno sforzo verso qualcosa di positivo. E l'Europa, diciamo, è il più grande sforzo mondiale, storico, di unione che ci sia. E secondo me proprio la mobilità giovanile è lo strumento privilegiato per raggiungere questo obiettivo, proprio perché c'è bisogno di tempo e bisogno di coltivare esperienze nell'educazione attraverso queste esperienze per far sì che si uniscano veramente, perché si possono fare tanti discorsi, però in linea di massima bisogna creare una condivisione concreta e appunto dalle esperienze di scambi giovanili. Queste cose credo le nuove generazioni siano più pronte di quelle passate, anche perché per vari sviluppi. Va bene. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa oltre a me? Io voglio aggiungere questo. Attenzione che la premessa non tanto, come dire, mi trova d'accordo. Cioè non è una questione di efficienza, perché se noi consideriamo, come dire, un elemento tecnico, meccanicistico, l'Unione Europea, quella non funzionerà mai. L'Unione Europea si unisce sui valori. Non si unisce, come dire, sull'efficienza dei processi, perché fino a quando non decidi di togliere tutti gli stati e di fare diventare l'Europa uno stato, allora sì che togli tutta la burocrazia. Tu pensa, invece di 1.000 in Italia, 1.000 in Francia, cose di parlamentari, per esempio, ce n'hai 1.000 per tutta l'Europa. Dopodiché il tema è, così risparmi una tonnellata di miliardi, però è un po' di là da venire, diciamo, quella idea di Altiero Spinelli, quell'idea europeista, aveva, come dire, dei sentimenti e dei valori comuni, e su quello si ragiona, insomma, quando si parla di Europa unita. Il fatto di che sia più efficiente, secondo me, insomma, è una prospettiva che a me personalmente fa paura, ma anche quando, anche, come dire, si potesse raggiungere uno Stato europeo, ancora deve venire. Cioè, tu pensa, negli Stati Uniti ancora c'è quelli che vanno girando con la bandiera sudista dopo 200 anni che hanno perso la guerra, quindi insomma è più complicato di come sembra. No, ok, d'accordo, il discorso della segmentazione lo facevo per colpirti, visto che sei economista, no? Nel senso, diciamo, era un discorso generale, non è tanto sull'efficienza in quanto burocratica, amministrativa, diciamo in generale la divisione non porta vantaggi. Certo. Mettiamolo declinato. La divisione, il litigio sicuramente. Altre cose che volete dire su questo? Microfono aperto, vai Sara. No, solo sono d'accordo, però attenzione a unire e non appiattire o far diventare tutti uguali, anzi il motto dell'Europa è uniti nelle differenze, quindi valorizzare le differenze culturali, cioè, secondo me lo credi anche tu così, però ci tengo un po' ad aggiungere questa cosa. Benissimo, allora questo tienilo, perché adesso facciamo un'altra cosa e poi, come dire, allora noi adesso dobbiamo fare un passaggio fondamentale. Fino a mo' abbiamo lavorato ognuno per sé, nel senso ognuno ha scritto che cos'è per se stesso la mobilità giovanile. Adesso che abbiamo un po' messo, come dire, in comune, in chiaro quello che pensiamo, proviamo a fare un piccolo dazebau, un piccolo manifesto di, come dire, significati che abbiamo messo in comune. Allora, intanto, come dire, cos'è per noi la mobilità giovanile, per noi come gruppo, va bene, per noi 15, 16, 17, insomma gruppo variabile che abbiamo collaborato a questa discussione. Allora intanto possiamo dire che la mobilità giovanile, come dire, ha i crismi, insomma, del viaggio, no, nel senso la mobilità giovanile è un, come dire, un'esperienza, possiamo dire così, quindi è sicuramente un'esperienza. Ed è anche, abbiamo detto, un viaggio. Va bene? Poi abbiamo detto sicuramente che ti arricchisce di cose nuove, è vero? Qui naturalmente, cioè, non è che sono novità di informazioni nuove, ma sono di valori nuovi, di esperienze nuove e quant'altro. Poi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che, come dire, è un fattore di cambiamento, e voi eravate tutti d'accordo quando abbiamo detto il movimento non si arresta mai, quindi mi permetto di segnarlo. Abbiamo detto che è, come dire, l'ombelico del mondo, quindi un luogo di, come dire, di crescita, insomma un luogo di
di energia, no? Quindi diciamo, come lo possiamo definire? Iniziativa, mi piace. Un luogo di iniziativa? No, un modo per prendere, perché quando uno decide di fare la cosa prende un'iniziativa di partire. Spirito di iniziativa. Non so se... Il microfono, se non lo usate... Quando uno decide di fare una mobilità giovanile, comunque prende un'iniziativa, o chi lo organizza prende iniziativa, quindi lo spirito di iniziativa potenziato in queste cose. Aiutaci, questo... Se può essere un come po'... Come possiamo condensarlo? Secondo te questa frase... Può essere condensata con la sua proposta spirito di iniziativa? Va bene, mentre cerchi, quindi noi, come dire, abbiamo anche detto che è un fattore, come dire, di costruzione dell'Europa, è vero? Questo lo abbiamo detto? Quindi lo scriviamo qui. Più che dell'Europa, direi della cittadinanza europea, vero? Va bene, poi altro? Oltre a questo? Questo fatto dell'impegno, insomma, c'è dentro questo, però vogliamo qualificarlo perché era un elemento importante. Quindi diciamo che è anche un momento di impegno, va bene? E poi, come dire, ricordatevi sempre che questo, secondo me, diciamo, non dobbiamo mai perderlo di vista, acquisire un bagaglio di conoscenze e di esperienze nella speranza o nella fiducia che possa servire nella vita. Va bene? Poi se ci viene in mente come mettere anche questo, lo mettiamo. Allora, il lavoro che abbiamo fatto in queste ore è un lavoro per cui, al netto di conoscerci, questo posso... che adesso per un breve ma lungo periodo parlerò di più io, diciamo. Il lavoro che abbiamo fatto in questo momento, quindi, fino a mo, ci ha portati a provare a tracciare un quadro di che cos'è questa benedetta mobilità giovanile e quindi, diciamo, di farci un'idea che noi come gruppo abbiamo, quindi, insomma, l'apprendimento, l'esperienza, l'arricchimento, che è una cosa che va anche al di là dell'apprendimento, nel senso che l'arricchimento comprende anche una dimensione valoriale, no? Che non è competenza, che non è conoscenza, che non è abilità. Il cambiamento, che questo sì è una competenza, e la cittadinanza europea, che è anche valore, oltre a essere pratica, e l'impegno, che senza dubbio è un valore straordinario, ma è un metavalore, perché è un valore che può essere declinato in tutti i campi in cui noi, come dire, ci impegniamo. Allora, in tutto questo manca, è tutto molto bello, molto interessante, avete fatto un ottimo lavoro, ma manca l'attualità. Che cosa voglio dire, manca l'attualità? C'è una parola che, quando si parla di Europa e quando si parla di giovani, non si può dimenticare mai. Questa parola è... Qual è la parola che può... che è proprio fondamentale quando lavoro. Si parla? Questa parola è lavoro. E allora questa parola... Si chiamate Selene perché credo che il suo computer sia... No, grande. È bastato evocarti il nome, questo è a comando vocale. Però dice bloccato, chissà perché. Buono, ah, meraviglioso. Allora, quando, diciamo, ho avuto contezza che dovevo fare questa mattinata di lavoro con voi, ho provato a immaginare che cosa potevo raccontarvi, nel senso che tipo di lavoro potevo fare con voi, perché è evidente che nonostante, come dire, ci siano tante cose da dire, in poche ore bisogna concentrarsi su qualcosa. Allora, l'idea era quella di fare una specie di valutazione. All'inizio Roberta, Selene mi avevano chiesto un intervento di valutazione rispetto a Gioventù in Azione.
Allora dovete sapere che la valutazione intanto è particolarmente complessa perché si tratta di numeri e non essendo voi addetti ai lavori, i numeri, come dire, reggono 5 minuti, poi annoiano. E allora quello che ho pensato io è di fare un excursus tra gioventù, gioventù in azione ed Erasmus Plus, dandovi una serie di informazioni e, come dire, connettendo il tutto ad un tema che è di super attualità e che l'Europa considera centrale ed è, come dire, la sfida dell'occupabilità. Occupabilità, vi è chiara la differenza tra occupabilità e occupazione, sì? O devo darvi una definizione di entrambe o vi è chiaro cosa vuol dire occupabilità? Però rispondetemi. No, non esiste il mio punto di vista. Diciamo, attenzione quando pronunciamo le espressioni. Occupabilità significa questo, non è che il mio punto di vista, significa quello che vi dirò adesso. Quindi voi o lo sapete o non lo sapete. Allora, occupabilità è il fattore che misura, come dire, l'appetibilità di una persona rispetto al mondo del lavoro. Cioè quanto quella persona può occuparsi. Quel fattore, che è dato da una serie di elementi, di competenze, di conoscenze e quant'altro, si chiama occupabilità. D'accordo? Perché si parla di occupabilità e non di occupazione? Perché naturalmente tu vai a scuola, vai all'università, fai tutto quello che prendi, 5 master, coso, cioè tu non è che trovi automaticamente lavoro, perché se sei un cretino, dopo che vai a fare un colloquio di lavoro, pure che sei ingegnere mineral metallurgico, parente di Gesù, comunque non ti prendono perché sei un cretino. Allora la tua occupabilità è altissima, ma non troverai lavoro. La tua occupabilità è altissima presunta, perché siccome essere cretino è un elemento chiave dell'occupabilità, vuol dire che tu hai un alto skill, come dire, perché sei ingegnere, ma magari non sei buono a lavorare, perché non sai stare con le persone, perché non sai che quando una persona ti offre il caffè la prossima volta glielo devi offrire tu, perché quando c'è un gruppo di lavoro fai casino invece di lavorare. C'è una serie di fattori che sono fondamentali che stabiliscono l'occupabilità di una persona. Allora di questo, o meglio, alla luce di questo, vorrei portarvi a riflettere sulla mobilità europea e non solo. E per partire da questo sono partito da una roba che io trovo molto interessante. Allora, tra il 2011 e il 2012, l'European Youth Forum, non so se li conoscete, per molti anni è stato presidente un italiano, Giacomo Filibeck, un bel ragazzo, molto biondo, napoletano. Giacomo Filibeck è stato presidente di European Youth Forum e questa organizzazione ha commissionato a GAK Consulting, che è una delle più importanti istituzioni di consulenza sociale in Europa, e alla University of Bath, un'università inglese molto prestigiosa, uno studio. L'elemento di questo studio, a proposito, tutti più o meno leggete l'inglese, sì? Proverò allora a tradurlo, a parte che abbiamo i traduttori qui. In sostanza, lo studio che la European Youth Forum commissiona è il fattore di conversione tra le competenze non formali, cioè maturate in ambito di non formal education, nell'ambito delle youth organization, cioè delle organizzazioni giovanili, e il mondo del lavoro. Perché il presupposto è qui che dobbiamo spiegarci, è qui, come dire, che dovete seguirmi. Il presupposto è questo: se io, Unione Europea, investo i miei denari in un programma, e stiamo parlando di denari importanti, cioè stiamo parlando di circa 1.400.000.000 di euro solo per il programma Gioventù in Azione. In Erasmus Plus stiamo parlando di 8 volte tanto, perché chiaramente è un programma che racchiude dentro molte più azioni. Se io investo moneta pesante, voglio ottenere dei risultati. Sempre per la questione di prima che vi dicevo,
logical framework approach, matrice del quadro logico. Io metto i miei soldi perché ho degli obiettivi. Nessuno mette soldi, nessun ente pubblico, perché sennò tra l'altro sarebbe scandaloso, mette dei soldi senza avere degli obiettivi. Allora, quali sono i miei obiettivi? Quando ho finanziato Gioventù, quando ho finanziato Gioventù in Azione, quando ho finanziato lo European Voluntary Service, cioè quando ho finanziato queste azioni che poi adesso tutte quante mi si stanno trasformando in Erasmus Plus, io avevo tendenzialmente degli obiettivi formativi, va bene? E a che cosa serve questa formazione? Perché qui sta il tema. Io ho investito miliardi sulla formazione, ma questa formazione serve a produrre competenze, serve a produrre conoscenze, serve a produrre abilità. Cioè serve sostanzialmente a dare la possibilità alle persone di migliorarsi. E questo è un processo individuale, quello che noi chiamiamo empowerment. Ma serve anche sostanzialmente ad elevare il livello di skill, no? Di competenze che una classe, o meglio una leva di giovani, portano in dote nei loro paesi, nelle loro aziende, nelle loro enti pubblici. È chiaro fino a qui? Mi state seguendo? Questo però è una roba presunta, perché come funziona un progetto? Project Cycle Management. Io faccio un progetto, prevedo di ottenere dei risultati, poi calcolo gli output e gli outcome di quel progetto e dico: cara Sara, ti ho dato 5.000 euro per fare 10 ore di assistenza, mi hai fatto 8 ore di assistenza, noi siamo buoni. Oppure ti ho dato 5.000 euro per fare 10 ore, me ne hai fatte 20, vuol dire che hai saputo ottimizzare i soldi. E sulla base di questo te ne ridò di più, riformulo. Cioè io devo avere un riscontro, ma nell'ambito della formazione non formale è difficile avere questo riscontro, perché non c'erano e non ci sono ancora strumenti a tutti fruibili per la valutazione degli apprendimenti e neanche per la certificazione degli apprendimenti, se è vero come è vero che abbiamo aspettato il 2007 per l'uscita di Youth Pass, cioè del primo sperimentale certificato sulle 8 key competencies, le competenze chiave, diciamo, che noi definiamo competenze strategiche, metacompetenze, poi ogni paese le definisce a modo suo, che sono poi le competenze di lingua madre, le competenze di lingua straniera, quelle tecniche matematiche di base, il learning to learn, cioè quelle metodologiche, quelle scientifiche, quelle diciamo culturali, interculturali e quelle letterarie. Chiaramente se vado troppo veloce segnalatemi che faccio dei passaggi, cioè io so di non stare parlando da addetti ai lavori, ma so anche che voi avete conoscenza un po' di questa roba, sì, quindi faccio dei passaggi che per me sono perfettamente logici, ma se per voi non lo sono, non mi state a sentire, basta, alzate la mano e dite: Andrea, questo pezzo me lo sono perso, va bene, non c'è niente di strano. Allora, siamo allo studio dell'Università di Bath J.K. Dice: allora, veramente il lavoro delle organizzazioni giovanili nella non-formal education porta frutti? Cioè, lo voglio sapere. E commissiona questo studio. Questo studio va avanti. Tra l'altro anche l'organizzazione di cui io dirigevo, di cui facevo parte, contribuisce a questo studio. Ecco perché poi siamo stati partner, insomma. E quindi ce l'ho. Bisogna andare alle conclusioni. Io qui, poi questo naturalmente voi mi scrivete, io questo vi posso dare sia i file, chiaramente sono in inglese, sia eventualmente, che però non vi interesseranno, sono 150 pagine di palla, se non siete tecnici del settore, come dire, vi uccidono. Oppure, come dire, se volete informazioni, c'è il sito dell'Università di Bath, di GK, no perché, però insomma, che c'ha del materiale. Questa ricerca, questi 12-13 mesi di lavoro, che conclusioni porta? Allora, la prima conclusione è che dice che c'è un match, c'è una connessione, c'è una identificazione chiara tra gli skill chiesti dai datori di lavoro e gli skill sviluppati
nelle organizzazioni giovanili. Per skill è, come dire, quel modo, quell'espressione, come dire, anglosassone, che non è solo di lingua inglese, ma è proprio un concetto, che noi potremmo dire competenze, però insomma ha insieme una serie di altri elementi. Allora questo è un elemento scientificamente, come dire, dimostrato in senso buono, diciamo, cioè da una ricerca di tipo statistico, sociale, campionario, che però è assolutamente straordinaria, nel senso che non c'era prima. Dice, guardate, che c'è un evidente match, c'è un evidente collegamento tra le competenze che cercano quelli che danno lavoro e le competenze che producono le organizzazioni giovanili. Quindi, primo messaggio che voi dovete mettervi in testa, non è questione che bisogna fare bollenti spiriti per prendere 10.000 euro, è che in questo modo si cambia il mondo, in questo modo si producono generazioni di lavoratori che hanno competenze differenti, che hanno competenze migliori, maggiori, che hanno competenze che servono, è chiaro? Poi tutto il resto, perché è evidente che io sono molti anni che affronto il simpatico siparietto, per cui dicono, ah, ma tu fai lavori in organizzazione di volontariato, ma ti pagano lo stipendio, e vorresti pure avere, tengo 2 lauree, 2 master, 20 anni di esperienza, se non mi pagano lo stipendio a me, a chi lo devono pagare? Cioè questo è evidente, no? Cioè, come dire, tu non puoi utilizzare un professionista del mio livello, che se io lavorassi per una, come dire, multinazionale, mi pagherebbero 20.000 euro al mese e vuoi pure che lo faccio gratis, dovrò pure campare, dovrò comprarmi, come dire, 2 frutti di mare, 2 pomodori, che cazzo. Però la differenza sta nei valori che ci guidano, quella è la differenza sostanziale, perché chi fa questo mestiere, senza voler criticare nessuno, per il mondo profit, lo fa in un certo senso, chi lo fa per il mondo no profit, lo fa per altri valori, e lì sta la scelta che uno fa. Comunque questo interessa di meno, quello che interessa è che c'è una evidenza. Quello che facciamo noi come organizzazioni giovanili è importante anche per il mondo del lavoro. Seconda evidenza, dice che i livelli più alti di queste competenze sono sviluppati da giovani che si impegnano nelle organizzazioni giovanili. Cioè è stato provato con questi, chiaramente sempre a livello statistico, adesso non lo ripeto, però no, chiaramente provato è quando uno è proprio così. Qui, come dire, la tendenza che tra i ragazzi che si impegnano, tra le Roberta, tra le Selene, cioè si maturano skill superiori. Perché? Perché c'è un elemento chiave, che è quello che chi si impegna nel mondo delle organizzazioni giovanili sono persone che, come dire, mediamente hanno necessità di avere strumenti culturali e tecnici per fare delle cose. Perché chi non fa un cazzo non gli serve niente. Cioè tu, se tu praticamente stai nel tuo paesino, ti campano i genitori, poi trovi il lavoro, diciamo, nell'ufficio del comunale perché magari c'hai lo zio sindaco e praticamente c'hai lo stipendio e quello che ti basta, non devi sapere niente, non ti serve sapere niente. Mentre uno che non c'ha lavoro ma vuole farlo qui, che ha la curiosità di scrivere a un partner francese che non parla inglese, magari gli serve quell'altra lingua, magari gli serve quell'altra, è chiaro che progredisce, è evidente. Cioè più ti dai da fare, più progredisci. E in un contesto come l'organizzazione giovanile, che è quella che ha una prospettiva amplissima, e allora questo è un'altra evidenza. La terza evidenza è che è un'evidenza, credetemi, assolutamente, come dire, non scontata, è che i giovani che sono coinvolti nelle attività di mobilità giovanile e più in generale in attività di educazione non formale hanno consapevolezza di queste competenze, perché di solito non sempre un giovane subito identifica che quella roba che sta facendo non è un viaggio. Cioè, attenzione, non è un viaggio significa non è turismo. Cioè io ti mando una settimana, la prima cosa che mi dici, ma poi andiamo a vedere, che ne so, la Tour Eiffel. Sì, la Tour Eiffel tu la vedi, in quanto è un elemento straordinariamente, come dire, appagante di cultura. Cioè tu vedi la Tour Eiffel e tu capisci Parigi. Ma non è che la capisci perché hai fatto la foto e la mandi alla mamma o alla fidanzata.
La capisci perché nella Torre Eiffel, nel modo in cui è stata costruita, nel punto in cui è stata costruita, il modo in cui è stata costruita con quell'acciaio straordinario, quelle luci, simboleggia il modo in cui i francesi e i parigini vedono se stessi e Parigi. Cioè, quindi è chiaro che è un elemento culturale ed è importante che tu la veda. Ma quando tu vai a fare un'attività di mobilità giovanile, ebbe questo certamente, come dire, ti dà una serie di skill, una serie di competenze che sono, come dire, vaste. E questa ricerca, in controtendenza, per esempio, rispetto all'esperienza italiana, dice che mediamente, questo è di livello europeo, quindi abbiamo una speranza che quando diventeremo tutti europei, forse anche noi progrediremo in questo, che c'è consapevolezza dei, come dire, dello sviluppo di queste competenze. Dopodiché, un'altra cosa che invece noi sappiamo benissimo, ma che la ricerca spiega bene, è che i datori di lavoro hanno un punto di vista positivo nei confronti dei giovani che cercano lavoro, che si sono impegnati nelle organizzazioni giovanili. Perché? Perché testimonia dedizione, perché testimonia impegno, perché uno che è capace di alzarsi alle 6 di mattina di sabato per andare a pulire la spiaggia, vuol dire che uno che ha i coglioni, che quando c'è da fare una cosa la fa, non è che è una larva che sta buttata nel letto fino a mezzogiorno, per me adesso ognuno vive come vuole, però per un datore di lavoro è importante queste meta informazioni. Allora chiaramente una persona che si impegna nel sociale è una persona che ha passione, è una persona che ha cuore, è una persona che sa cos'è la socialità, sa cos'è la solidarietà. Quindi è chiaro che viene preferito rispetto ad un altro, almeno dal punto di vista di partenza. Poi è chiaro che se quell'altro non sa fare niente, non ha mai fatto volontariato, però è un dio di ingegnere, mentre quell'altro è un ingegnere mezza botta, però ha fatto un sacco di impegno, ingegnere non potrà fare, perché l'ingegnere poteva fare i ponti che non cadono. Però a parità di competenze è chiaro che chi ha fatto impegno giovanile, chi ha fatto mobilità, ha un fattore di preferenza. Un altro elemento importante è che i giovani hanno necessità di più fiducia, di più, come dire, capacità di vendere, va bene questa roba, perché adesso ancora quando un ragazzo fa un'esperienza e gli dai uno youth pass, dici ma che me l'ha già a fare? E beh, dico, io rispondo sempre, se non lo sai tu, che lo posso sapere io? Cioè se io ti sto certificando con la mia firma, che è la firma di un cretino, ma comunque è la firma di uno che fa questo di mestiere, che tu hai questa, questa e questa competenza, che le abbiamo discusse insieme, e tu non sai che fartene, ma gioia mia, non è mia la responsabilità, o quantomeno è mia responsabilità come educatore, ma in quel momento come formatore, come trainer, come adulto, come preferite voi, ma in quel momento però, come dire, non è che posso neanche intervenire in maniera poi più intensa di come già faccio. E questo vale anche per voi, cioè, come dire, voi avete la necessità di chiarirvi che quando lavorate con i giovani debbono essere, voi stessi siete giovani, ma come dire, visto che siete qui perché, come ha detto qualcuno, volete passare dall'altra parte, beh, dall'altra parte c'è, come dire, un ragionamento che vi deve portare a sapere che c'è uno stile di, come dire, organizzare questa roba, che è quello della consapevolezza, che è quello, come dire, della condivisione, che è quello che vi porta a fare un lavoro con queste persone per poterli veramente fare crescere, per poterli, come dire, rendere consapevoli di quello che sta succedendo. Poi c'è un'altra raccomandazione che mi diverte moltissimo, perché dice che le organizzazioni giovanili, come dire, debbono aggiornarsi, no? Debbono, dice, brand themselves better to employer, cioè, come dire, marcare se stessi migliori come datori di lavoro, perché anche le organizzazioni giovanili sono un pessimo datore di lavoro, e ne parlavo proprio giorni fa con una persona che presiede un'organizzazione giovanile nel Salento, che è una bellissima realtà, ma che pretende di fare tutto da solo, e poi dice, ma cazzo, ma io, ma scusa, ma dacci 500 euro a quello, no, 500 sono troppe, 300, ma fai quella cosa, no, ma abbi pazienza, ma tu o decidi di farti aiutare e lo fai nel modo giusto,
Oppure non devi dire no, quello nessuno mi aiuta. Ma chi vuoi che ti aiuti se tu non dai fiducia a nessuno? Non affidi compiti a nessuno. Cioè è chiaro quindi che anche le organizzazioni giovanili debbono, come dire, vivere gli stessi valori che trasferiscono ai ragazzi che lavorano con loro. Cioè se noi parliamo di fiducia, se noi parliamo di condivisione, se noi parliamo di orizzontalità, se noi parliamo di modelli moltiplicativi, è chiaro che questo deve essere la vita prima di tutto, perché l'esempio è la prima cosa. Cioè l'esempio è quello che se tu dici ai giovani dovete essere persone, come dire, chiare, corrette, aperte, è la prima cosa che l'organizzazione giovanile deve essere così. E poi c'è un'ulteriore, come dire, conclusione che viene oltre, come dire, lo sviluppo degli skill, cioè quindi guarda già oltre e ha molto, l'ha un po' ristretta, vedo che non si legge, si vedono proprio delle... Ma parla un po' di quello che abbiamo detto anche noi, no? Della rete, cioè che dice che coinvolgere, essere coinvolti in organizzazioni giovanili crea dei network, delle connessioni che, se, tra giovani, che sono una parte fondamentale della ricerca di lavoro e quindi della valorizzazione dell'occupabilità. Va bene? Qualcuno vuole ulteriori informazioni o piuttosto dire qualcosa su questo? Va bene. Allora, sempre questa ricerca, altri sei minuti e poi non vi spacco i coglioni con questa ricerca, ma era importante per darvi il contesto in cui matura Erasmus, d'accordo? Cioè, qui poteva venire e può venire sempre uno che si mette lì, vi fa una presentazione che era già fatta da un'altra parte o che gliel'hanno data e dice questo così, questo così, questo così, non me ne fotte. Se avete bisogno di informazioni vi lascio la mia mail, mi scrivete, vi rispondo. Cioè la mia idea non è che dirvi 24 azioni, perché 24 azioni voi ve le scordereste, io non me le ricordo mai. Cioè questo, voglio dire, mi porto dietro il libretto con le azioni, questo è di Erasmus Plus della guida, perché mica me le posso ricordare. Cioè, non, ma tra l'altro non me ne fotte di ricordarmele, no, se le voglio leggere apro la guida e me le leggo. Quello che voglio cercare di darvi oggi è un'idea del perché succedono queste cose, cioè il processo che c'è in Europa e che c'è nella Commissione Europea che porta a questo, è chiaro? Perché una volta che vi impadronite della ratio, poi decidete voi quello che volete fare. Allora, queste raccomandazioni, che sono finalmente utili, no? Come l'esempio dello zio prete o del cugino assessore, queste sono raccomandazioni di questi simpatici della Università di Bath e della GAK soprattutto, che dice nella promozione della consapevolezza e della partecipazione danno alcuni suggerimenti. Questi, così come naturalmente i suggerimenti sono, questi sono solo i suggerimenti, eh? Poi se li volete, come dire, ve li passo in inglese, io ho provato a sintetizzarli perché non avevamo tutto questo tempo. Allora dice che intanto per quanto riguarda la consapevolezza e la partecipazione, coinvolgere giovani di diverse età e di livelli socioculturali differenti è cosa buona e giusta. Cioè una delle roba che noi abbiamo notato, e qui passiamo già al bilancio di gioventù, una roba che abbiamo notato è che quando tu metti insieme persone, cioè come dire, figli di muratori che con la vedovi che non hanno una lira e che fanno la colletta agli amici per farlo partire a fare l'IVS, con di solito si fidanza con la figlia del miliardario, che, cioè nel senso il tema è se c'è un fattore, come dire, di rottura degli schemi, non sono io, vero? Vabbè. Se c'è un... scusate, sono io o siete voi? Ah, cellulare. Va bene, dicevo, se c'è quindi un elemento di assoluto, come dire, rimescolamento delle carte, ebbe questa è la mobilità giovanile. Nel senso che lì, siccome sei, come dire, la condizione, quale che sia la condizione di provenienza, a meno che tu non ti porti veramente proprio la carta di credito del papà e quindi quando proprio stai alla fame vai e prelevi 2000 euro, cioè il tema è che chiunque di voi è stato in mobilità sa che i soldi sono sempre pochi, anzi pochissimi, e che quindi fai una vita molto, come dire, molto tua, molto, come dire, on the road, molto arrangiandoti.
E questo fa sì che, insomma, ci sia la possibilità di dialogare su altri temi che non sono quelli delle scarpe Hogan o delle Louis Vuitton, ma sono quelli della, di cosa fare la sera, di come funziona il caffè se è sciacquato meno in quel posto, di come ci si diverte, che ne so, a Lisbona, piuttosto di come si mangia male a Kiev. Cioè, quindi, come dire, è un fattore assolutamente di cemento, non solo tra ventenni, per esempio, e trentenni, non solo tra ricchi e poveri, ma anche, che ne so, tra rumeni e spagnoli o tra inglesi, per esempio, e greci, no? Dopodiché, la cooperazione tra gli attori del sistema è necessaria ad assicurare finanziamenti e riconoscimenti. Pensare ai benefit, che cosa vuole dire? Vuole dire che tu non puoi fare mobilità a dispetto degli altri. Cioè, qui da noi, soprattutto dico nel sud Italia, e in questo senso, come dire, la massima solidarietà ai ragazzi, mille piedi, a tutte le cose. Cioè, qui da noi fai mobilità quasi a dispetto del comune, perché gli rompi i coglioni se fai il progetto. Non solo tu lo scrivi per te, poi vai e dici, guardate, stiamo facendo questa iniziativa, quasi dice, ma a che mi serve? Questo dipende un po' da noi, che non sappiamo spiegare bene a cosa serve, ma anche dal fatto che c'è una atavica ignoranza rispetto al tema, diciamo, che certi soldi te li danno per fare certe cose. Non è che uno o ottiene soldi o non li ottiene, no, perché la questione è, ah, te ne dai 10.000 euro, ah, ma io con 10.000 euro gli ho fatto questo, sì, ma per questo non te li danno, te li danno per fare questo. Quindi se te li danno per fare questo, vuol dire, sempre a livello di matrice, che l'Europa vuole investire su questo e non su quest'altro. Chiaro? Questo è molto semplice. E quindi l'idea, la raccomandazione è quella che bisogna coinvolgere enti pubblici, soprattutto di territoriali, ma anche generali, università, cioè bisogna fare rete, bisogna fare sistema e prevedere anche dei benefit per i ragazzi che fanno questo. Perché chi si impegna non è che è un privilegiato, se è aperto a tutti l'impegno. Chi si impegna è uno che sta mettendo un pezzo della sua vita, un pezzo del suo tempo a disposizione degli altri. I ragazzi che fanno volontariato europeo, per esempio, o i ragazzi che fanno un'attività, diciamo, generale di mobilità, non è che fanno solo per loro. Come vi ho detto, la logica è diversa. La logica è che sono pezzi, parte di un processo di miglioramento, di cambiamento che va per tutti. Quindi, diciamo, sono solo, tra virgolette, più fortunati e anche più coraggiosi perché si mettono in gioco direttamente, non aspettano che si mettano in gioco gli altri per poi dire, ah vabbè, Mattia, così, oh, sì, cioè, no, semplicemente decidono di fare una cosa e la fanno. Poi, trasferire ai giovani l'importanza in termini di competenze, delle esperienze anche brevi di, qua dice NF Edu, sarebbe non formal education. E allora cosa vuol dire questo? Spiegare, andare nelle scuole dove ci sono normalmente vecchi bacucchi, insegnanti di 70 anni che non hanno nessuna competenza di pedagogia, che non sanno neanche che esiste l'andragogia, che non sanno neanche che cos'è il long life learning, e andare a spiegare ai giovani, perché tanto quelli sono senza salvezza, va bene, hopeless, senza speranza, e quindi andare a spiegare ai giovani che c'è la scuola, che la scuola è importante perché la scuola non si bypassa, che le lauree sono importanti perché le lauree non si bypassano, ma che c'è un altro mondo dell'apprendimento che è altrettanto importante. E questo è un lavoro che tutti dobbiamo fare, a partire da voi che avete fatto queste esperienze e che, come mi avete in parte raccontato, come sapete bene, vi hanno cambiato la vita. E a quelli che non le hanno fatte, il mio invito è comunque a farle, perché oggettivamente, per quanto, come dire, possa essere difficile crederlo, un paio di esperienze di questo tipo, una breve e una lunga, poi basta, sono esperienze, come dire, che cambiano la vita. Infine, per quanto riguarda la consapevolezza e la partecipazione, stimolare lo sviluppo di capitale sociale attraverso la partecipazione dei giovani, in particolare low opportunities o less opportunities, e net, migranti, giovani con disabilità, eccetera. Qui dico giusto una parola, scusatemi, ma questa cosa mi turba, c'è una funzione sociale straordinaria della mobilità, perché la mobilità restituisce dignità a persone che, come dire, alcune volte si trovano in difficoltà, parlo di persone per esempio che non hanno i soldi, quindi difficoltà economica, difficoltà geografica, persone che hanno, come dire, disabilità, migranti, o semplicemente persone che hanno mollato, come sono i NET,
che è questa sigla che vi dicevo, Not in Employment, Educational or Training, cioè persone che non vanno più a scuola e che non lavorano e che non fanno manco formazione, cioè persone che praticamente non fanno niente, o meglio, che, come dire, non trovano da fare niente, perché poi qui c'è un discrimine, diciamo, questo da Salentini potremmo discuterne settimane, diciamo, ci sono pure quelli che non vogliono fare niente, e quello è un'altra malattia, diciamo, ma no, non è questo il punto. Allora, però quelli che non trovano sono persone che si trovano in difficoltà, quindi la mobilità delle volte aiuta a sbloccare situazioni di questo tipo, perché comunque sono opportunità che sono a basso costo, perché comunque almeno il 70% dei costi di trasporto e tutti i costi di, come dire, di alloggio e di vitto sono rimborsati, quindi dà la possibilità. Sempre raccomandazioni, qui abbiamo tutte le raccomandazioni. E allora la transizione, quindi, no, diciamo, dalla mobilità, quindi dal mondo, dall'ombelico del mondo per l'occupabilità. E allora usare l'esperienza associativa come ponte tra scuola e lavoro è un elemento fondamentale, dice questa ricerca. Naturalmente le scuole che loro tenendo in considerazione sono di tutta Europa, che sono esperienze variegate, però dice questo, attenzione, e lo dico anche a loro che fanno questo lavoro, linkatevi con le scuole, perché se voi lasciate le scuole è un'agenzia educativa straordinaria la scuola, chiaramente, prima di tutto perché ha una sua obbligatorietà e quindi da lì devi passare, ma poi perché ha una potenzialità straordinaria, non a caso, voglio dire, Comenius e altri programmi sono specificamente rivolti alla mobilità degli studenti, ma quando anche, vi dico che a Lecce per esempio ci sono delle scuole, tipo lo Scarambone fa un'attività straordinaria, ho avuto il piacere di conoscere, insomma, il dirigente, il professore che si occupa di questo per breve, come dire, episodio lavorativo, insomma, mi sono sembrati veramente persone straordinarie, persone che ci credono, cioè gente seria, come delle volte noi diciamo, quello svedese, gente seria, no? Pure, ci sono pure salentini seri, basta che tu li vai a cercare, come dire, che ce ne sono tanti. Quindi l'importanza delle scuole, costruire reti internazionali pubblico, privato e no profit, anche per l'orientamento e per il coaching. Perché? Perché delle volte manca quel pezzo finale. Le associazioni fanno un lavoro bellissimo, tu fai la tua esperienza, la tieni nel cuore tutta la vita, c'hai pure lo youth pass a casa, ma non hai capito cosa è successo intorno a te, non hai contestualizzato, cioè non c'è stato il coach, l'orientatore che ti ha detto, ma tu hai capito che sta succedendo, ma tu hai capito che da solo ti ho mandato in Portogallo e tu lì hai avuto le competenze per fare questo, questo e questo, ma tu hai capito che tu da solo hai fatto 6 mesi in Romania e te la sei vista con il freddo, con la spesa, con la cucina, quando pensavi che lontano dalla, come dire, dalla chioccia saresti morto, ma tu hai capito, cioè manca quell'elemento, quello che noi, come dire, delle volte chiamiamo in maniera, come dire, un po' human placement, no? Cioè, come dire, il posizionamento dell'uomo, non inteso come maschio, inteso come essere umano. E allora questo è importante, cioè non solo maturare la competenza, ma anche riconoscerla. E guardate che il riconoscimento delle competenze non è scontato, non è affatto scontato, perché prima abbiamo visto che all'interno, diciamo, delle conclusioni c'era questo fatto che i ragazzi che fanno vita associativa, sì, ma quelli che fanno vita associativa, ma quelli che noi coinvolgiamo in una piccola esperienza, può essere che non abbiano, non gli strumenti, sai, quella percezione, quell'humus che gli consente di capire cosa stanno facendo. E allora è nostro dovere contestualizzare, quindi essere coach, anche perché voi siete giovani, quindi potete sperimentare il coaching più bello che esiste, cioè quello peer-to-peer, quello orizzontale, in cui non è che ci deve essere l'adulto, come dire, no, la persona che devi microfonarti, però, caro. Aiutate i giovani a capire, riconoscere se stessi e quello che hanno fatto, ma ai datori di lavoro a chi ci pensi? Perché magari spesso sono gli stessi datori di lavoro che leggono scambi giovanili di 20 giorni, 15 giorni, 10 giorni, se andare in vacanza lì, cioè non hanno idea di quello di cui, cioè non riconoscono il ragazzo e il suo valore, quello che ha fatto, invece nell'ambito non formale, perché non hanno proprio nessuna conoscenza. Guarda Cristian, ti voglio rispondere in un minuto senza rubare tempo.
cioè noi, noi, e quando dico noi intendo dire noi mediterranei, abbiamo la capacità di rimbalzare tutte le responsabilità sugli altri senza pigliarcene una. I datori di lavoro fanno il loro fottutissimo lavoro, ci hanno lavoro, danno lavoro se vogliono. La questione non è che convincere loro, la questione è prima convincerci noi. Cioè il tema è, tu hai fatto un'esperienza, hai maturato delle competenze, queste competenze le sai? Perché prima le devi sapere tu, poi le devi mettere, come dire, su carta, oppure le devi saper raccontare. Poi discuti con il tipo. Il tipo è, come dire, il datore di lavoro, è mosso da un interesse primario, la cupeta. Quindi se tu gli servi, te paga. Se non gli servi, chiacchiere, non ne vuole sentire. Allora se tu gli dici, guarda, io parlo quattro lingue, quello dice, ma io veramente, piastrellista, quattro lingue non mi servono. Se invece dici, ma io parlo quattro lingue, beh, io faccio il call center internazionale, ma forse mi interessi. Cioè dipende anche come ti poni. Cioè il punto è, un datore di lavoro assoluto non esiste. Esiste un datore di lavoro che cerca una figura e quella figura deve avere le competenze giuste. Più competenze giuste ha, più possibilità di essere assunto ha. Ma non è una questione che bisogna istruire i datori di lavoro. I datori di lavoro sono così come sono. Se li istruirà la Confindustria, se li istruirà Confcommercio, non è il nostro compito. Noi dobbiamo lavorare su di noi, perché il cambiamento non è un processo che parte dagli altri. Il cambiamento è un processo che parte da noi. Come sapete, una delle frasi più belle, anche più abusate, ma più belle, è la frase che viene erroneamente attribuita a Gandhi, che dice, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. In realtà è una sentenza del Mahatma Bhama, che è un poema antico, indiano. Ma il senso è quello. Se tu non sei tu a riconoscere queste competenze, ma come speri che le riconosca uno che non sa manco chi sia? Ma quando anche ti ha detto che tu hai fatto vacanza, ma perché ti ha offeso? Lui non lo sa che cos'è. Sei tu che gli devi dire, guarda capo, io vacanza la faccio quando posso e quando tengo i soldi, ma in questo caso ho fatto questo, questo, questo e questo, e grazie a questo so fare questo, questo, questo e questo. Poi deciderà lui se l'hai pigliato in giro, se è contento, se non se ne fotte, ma quello che è importante è che tu abbia consapevolezza tu di quello che sei diventato o di quello che hai maturato. Cioè il tema non è che sono gli altri che ci devono dire che siamo bravi. Eventualmente se siamo bravi è che dobbiamo saperlo prima noi. E questo è un grosso limite di tutti, non è che il suo, il mio o il vostro, è un grosso limite di tutti noi che abbiamo una mentalità costruita in maniera per cui da quando nasciamo fino a quando, vi assicuro, ho 41 anni, vivo adesso, come dire, da qualche settimana con i miei genitori ancora tendono a scusarmi di qualsiasi cosa, cioè mi aprono la porta se devo uscire, ma abbiate pazienza. Io che vivo da solo da quando ho 18 anni, quindi come dire ho una certa dimestichezza per farmi i cazzi miei, diciamo, per me. E quindi è proprio l'atteggiamento che non funziona. È il nostro atteggiamento che è un vulnus, è bellissimo. Come dire, abbiamo storie di affetti straordinari alle spalle. Ma, come dire, questo ci causa un forte elemento di deresponsabilizzazione che non ci possiamo permettere. Allora, non volevo dire una cosa contro Christian, stigmatizzavo, come dire, la riflessione. Cioè noi non dobbiamo dire che il problema sono i datori di lavoro che non capisce. Noi abbiamo il dovere di capire noi, di essere noi all'altezza di come vogliamo essere e poi di proporci. Quello che verrà dopo è un problema di dopo. Poi, se avessimo tempo, affronteremo anche questo, perché, come dire, non è che stiamo all'anno zero neanche rispetto ai datori di lavoro, perché ci sono pronunciamenti, convegni, ricerche, che insomma ci sono datori di lavoro che guardano con molta attenzione a questo. Allora, maggiore consapevolezza dell'importanza delle competenze trasversali nella ricerca di lavoro, soprattutto ai bassi livelli, perché agli alti livelli c'è questa consapevolezza. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu, come dire, devi fare, vi faccio un esempio molto chiaro. Molti anni fa, un caro amico che faceva il fabbro, andò a lavorare con una cooperativa del nord Italia all'estero per fare un lavoro grosso. Questo ragazzo qualche anno prima era stato in un mio progetto perché c'erano femmine straniere e per lui era motivante questo, perché gli piaceva conoscere queste femmine straniere.
Inutile dirvi che questo ragazzo non aveva fatto niente con queste femmine straniere, però gli era rimasto, come dire, un ricordo bellissimo di questo progetto. Anni dopo è andato a fare questo lavoro, beh, lui mi ha telefonato per dirmi: ma tu lo sai che quando mi sono arrivato là ho ripensato a quello scambio che avevamo fatto e ho capito, per esempio, che questo modo di comportarsi che avevano quelli, che erano francesi ma di origine magrebina, era dovuto a questo fatto, e quindi gli ho spiegato agli altri operai che erano con me che era così per questo, non perché volevano offendere noi. Io sono rimasto col telefono così 5 minuti. Poi ho detto grazie, grazie. Lui mi ha detto grazie di che? No, no, grazie, grazie. Ho chiuso perché è stato un flash. Cioè, delle volte noi maturiamo competenze straordinariamente utili, solo che non lo sappiamo. Allora, il lavoro che dobbiamo fare è cercare di aiutare tutti a capire l'utilità di quelle competenze, perché l'utilità di quelle competenze è un pezzo importante dell'occupabilità. Sulla mobilità le raccomandazioni sono le solite. Reti internazionali, perché questa è una cosa importante. Per fare progetti con qualcuno ti devi fidare di quello. Non si fanno normalmente progetti con persone che tu non conosci, perché tu a casa tua lo inviteresti uno che lo conosci? No. Allora, il tema di costruire un rapporto, una partnership, una relazione, è chiaro che ci sono banche dati, è chiaro che bisogna attingere, è chiaro che bisogna confrontarsi, è chiaro che bisogna anche rischiare, però sostenere, entrare nelle reti è importante perché ti dà, come dire, una certa copertura. E poi confrontare i costi, dice come raccomandazione, la raccomandazione la fa all'Europa, dice confronta i costi della mobilità giovanile con quella di altre mobilità e poi analizzali nel rapporto costi-benefici, costi-risultati, perché io ti dico che quando tu investi 5.000 euro su un ragazzo, beh, quel ragazzo matura 20-25.000 euro di competenze se tu le devi pagare al mercato della formazione, e dove la trovi un moltiplicatore di 5 a 1? Ve lo dico io, da nessuna parte. Ecco perché questo tipo di mobilità è molto importante. Però è importante nella misura in cui non riusciamo a fare capire a chi vive questa esperienza che è importante. Perché fino a quando ci saranno giovani che fanno queste esperienze come se fosse un viaggio, ebbene, secondo me, come dire, è persa in partenza la battaglia. Perché tu puoi fare tutto quello che vuoi, agli altri li puoi convincere, ma se non sei convinto tu, non risolvi niente. Qui è importante quello che vi dicevo prima, no? La recognition non è altro che, come dire, quella che noi chiamiamo l'escussione, il riconoscimento. Il riconoscimento che viene personalmente, ma anche viene dagli altri, no? Cioè il datore di lavoro o altri. Allora, qui segnala una cosa molto bella, chi è più addetto ai lavori lo capisce. Qui dice che lo youth sector, cioè si intende proprio l'area di tutti quelli, di tutti gli attori che fanno politiche giovanili, dovrebbe essere protagonista di iniziative politiche su flessibilità e mobilità, perché sono anni che dall'Europa e in Italia ci spaccano i cosiddetti con essere flessibili, essere pronti alla mobilità. Esisteva negli Stati Uniti negli anni 70 una ricerca bellissima che diceva che il 4% della disoccupazione era provocato di cosiddetta frizionale dal fatto che la gente non voleva spostarsi di stato, quelli non se ne facevano una ragione, i keynesiani, che erano i nemici, come dire, della scuola di Chicago, non se ne facevano una ragione, dicevano: cazzo, ma tu c'è lavoro in Nebraska e tu ti fissi che vorresti in Montana, ma allora si credì. E allora questo elemento, che poi anni dopo si è valutato, come dire, forse un po' sovrastimato all'epoca, il 4%, ma in ogni caso questo dice, questa raccomandazione dice: cari politici, date dicendo la flessibilità, l'importante è la flessibilità, la cosa più importante è la flessibilità, ma cosa c'è di più flessibile della non formal education? Cosa c'è di più flessibile del comportamento, come dire, di un'organizzazione giovanile? È super flessibile. La notte alle 2 ti chiamano, è sabato, sto partendo, perfetto, proviamo, facciamo questo. La mattina arrivi in un posto, non c'è niente pronto, si prepara, tutti collaborano, più flessibile di quello. Quindi voglio dire, questi valori sono in nuce nel lavoro che noi facciamo, nel lavoro delle politiche giovanili, nel lavoro dell'educazione non formale. Quindi è importante la consapevolezza che questi valori, ammesso che li vogliamo chiamare valori, da noi sono più presenti che da altre parti.
Secondo voi è più flessibile una scuola o un'associazione di volontariato, un'associazione giovanile? Secondo me è l'associazione giovanile. Allora, se la flessibilità è un valore per il mondo del lavoro, è più giusto, come dire, che abbia competenze di flessibilità l'associazione giovanile, che quindi le trasmetta. Dopodiché, promozione di reti di partenariato tra chi? Organizzazioni di lavoro giovanili, datori di lavoro, enti pubblici, per promuovere l'apprendimento non formale. Qui è un po', come dire, quello che diceva Christian, cioè, premesso che noi dobbiamo essere chiari e capaci di sapere quello che sappiamo noi, però poi dopo bisogna fare i partenariati, bisogna dire università, amore mio, ma tu i crediti per questa roba me li dai? Perché guarda che io faccio questo, questo e questo? Perché le università, le scuole non amano l'educazione non formale? Perché è sotto, come dire, è tolta dalla loro potestà, perché la loro potestà dell'educazione formale è quella, loro sono, come dire, cioè, utilizzano un'espressione a sproposito, la didattica, come se intanto se loro capissero qualcosa di didattica, già questo non è, vabbè, ma comunque ammesso che capiscono qualcosa di didattica, cioè come se questo fosse didattica qua, buona, no? E poi extracurricolare, extra didattico, come a dire così. Allora il tema è, il mondo non è più così, il mondo è lifelong, fermo restando, come vi dico, scuola e università sono importantissime, mai trascurarle. Però è chiaro che bisogna fare rete, siccome non si possono combattere e siccome francamente le organizzazioni giovanili non potrebbero pigliarsi la responsabilità di formare intere generazioni, classi, allora bisogna lavorare, soprattutto con le scuole con cui si lavora bene o con le università con cui si lavora bene. Cioè poi ci sono scuole e università che sono più conservatrici da questo punto di vista e quelle con cui tu puoi lavorare con serenità. E nelle altre cose... Vi ricordate quando diceva nelle conclusioni che le organizzazioni giovanili devono essere un datore di lavoro migliore? Beh, qui lo dice, bisogna puntare su piani formativi, su assessment delle competenze in ambito delle organizzazioni. Cioè la prima cosa, il modello, il test che va approvato nelle organizzazioni giovanili. Cioè già le organizzazioni giovanili, dice in queste raccomandazioni, dovrebbero muoversi tutte attraverso bilanci di competenze, cioè assessment di competenze, che per quelli che lavorano in questo settore, e non è sempre così. Strumenti per la ricognizione, giusto, faccio un passaggio, questo dice, bisogna dire a tutti i giovani che esistono questi strumenti, e quali sono? Per le 8 key competencies Youth Pass, e in Europass, che pure ha una serie di moduli che voi sapete bene, dice sarebbe opportuno prevedere un modulo che presenti esperienze e competenze maturate nella non formal education. In realtà c'è alla fine alcuni moduli, ma non c'è quello specifico. Se ci fosse quello specifico sarebbe già una conquista. Il futuro della ricerca... A noi non ce ne fotte granché, nel senso che poi alla fine la stanno facendo questa ricerca. Però l'ho messo perché è un elemento importante per quello che dobbiamo dire fra un attimo. La possibilità di un approccio metodologico, prima e dopo, per valutare l'incidenza delle esperienze della non-formal education nella produzione di competenze di base strategiche e trasversali. In questo modo, ricordatevi quello, la frase che abbiamo messo, che aveva scritto lui, cioè la mobilità giovanile mi serve per acquisire un bagaglio di esperienze e competenze. A questo punto io vi dovrei parlare, ma ve lo accenno poi, se avete voglia di informazioni ne parliamo magari dopo, di Youth Guarantee. Sapete che cos'è Youth Guarantee? Allora, Youth Guarantee è, come dire, una politica europea, che in italiano noi traduciamo garanzia giovani, che esiste già, per cui per i NEET in questa fase, che qui si chiamano nenne in italiano, una cosa proprio tristissima, i NEET hanno, come dire, c'è un intervento che dice Youth Guarantee, se tu dopo 2 mesi che non stai lavorando e che non stai andando in formazione, io ti pago la formazione e ti metto a disposizione formazione o formale o vocazionale, scusatemi, o non formale. Cioè o formazione professionale o formazione non formale. Tutto questo però perché è importante? Perché il pacchetto di Youth Guarantee si salda alla riforma delle competenze, perché l'Italia l'anno scorso ha finalmente approvato
la riforma che rende operativo il repertorio nazionale delle competenze. Allora, il repertorio nazionale delle competenze è uno strumento che prima si chiamava libretto delle competenze, è uno strumento fondamentale per l'occupabilità, perché codifica in maniera non burocratica, ma in maniera intelligente, in maniera operativa, in maniera processuale, codifica le competenze di base e le higher, cioè le competenze, come dire, di livello superiore, di una serie di figure professionali. Allora, in questo ambito, la legge stessa riconosce come luogo di maturazione delle competenze non solo le competenze formali, ma anche quelle maturate in ambito informale e non formale. La differenza è presto detta: l'ambito informale è l'ambito di tutti i giorni, cioè, come dire, senza un adeguato supporto metodologico, mentre l'ambito non formale è l'ambito proprio delle organizzazioni, cioè che fanno formazione per fare formazione. Allora, il tema di Youth Guarantee e soprattutto il tema del repertorio nazionale ci serve perché? Perché introduce quello che stiamo per fare, cioè la rilettura rapida dei principi di Gioventù in Azione e poi dei principi di Erasmus Plus, sapendo che la parola che li lega è apprendimento, e competenze, e occupabilità. Ecco perché ho preferito darvi contezza di questo, piuttosto che darvi soltanto somministrarvi le slide, perché le slide in sé per sé non dicono qual è la sfida del futuro. La sfida del futuro è, come organizzazioni giovanili, come gruppi informali, come giovani che si impegnano in questo, la sfida del futuro è fare in modo che queste esperienze non restino isolate vacanze. Fare in modo che queste esperienze non restino isolate esperienze, nella migliore delle ipotesi, ma che siano un pezzo fondamentale del processo di crescita, del processo di empowerment di ogni giovane, e che questo possa portare i suoi frutti non nei sogni, nelle fotografie, nel fatto che mi bevo la tequila piuttosto che vino con la gazzosa, ma che porti i suoi frutti nell'ambito del lavoro, cioè che produca occupabilità. Allora, nel tennio che si sta per concludere, il programma che si occupava di mobilità giovanile per l'apprendimento non formale, diciamo così, è il programma Gioventù in Azione. Allora, il programma Gioventù in Azione è una roba che ci vorrebbe troppo per descriverla. Adesso qui facciamo un excursus rapido. Facciamo prima che, dopo che ho finito l'excursus rapido, se ancora avete curiosità di domande, me le fate e io vi rispondo. Allora, intanto, qui diciamo 5 azioni, 5 obiettivi, è quello che ci interessa, perché il resto ci interessa poco. Chiaramente la Commissione fa delle cose che voi sapete bene, cioè la Commissione europea, sapete che cos'è, no? È l'organismo che è composto dai vari commissari, che sarebbe una specie di governo, non governo, va bene. Questi, diciamo, le agenzie esecutive, cioè quelli che si occupano di questo, e l'EACEA, quindi Agenzia Esecutiva Culture, Educational e Audiovisual. Allora, qui, come dire, volevo darvi un po' conto, ma insomma non mi sembra interessante. Quello che voglio dirvi è che, guardate un po', la sola agenzia EACEA quanti programmi nell'ettennio 2007-2013 controllava. Lifelong Learning, e quindi nell'ambito di questa logica, come Enius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, il Trasversale, il Jean Monnet, l'Erasmus Mundus, che aveva da solo un quarto dei soldi di tutti quegli altri messi insieme, la cooperazione, la finestra di cooperazione con Canada e Stati Uniti per l'alta formazione, e poi cultura, Europa per i cittadini, media e gioventù in azione. È inutile dirvi, chiaramente, questa poi è anche la lezione introduttiva, quindi mi sono permesso di fare un ragionamento così. Tutta questa roba viene rimpastata
perché da qui sono scaturiti Erasmus Plus e Europa Creativa, diciamo, che tendenzialmente dovrebbe racchiudere in sé la roba del cinema, quindi cultura, questo pezzo di qua, questo pezzo di media, cioè ha una serie di elementi. Va bene? Bello questo, mi piace, però... Allora, cosa ci dice questo? Avevo sbagliato l'effetto, volevo che venivano tutti insieme, invece qui è uno a uno. Allora, Gioventù per l'Europa è stato il primo programma. Gioventù per l'Europa era una roba hard. In Italia forse saranno 100 persone che l'hanno fatta, insomma. Paola Trifoni, Francesco Mollace, sono proprio pionieri. Nel 93 c'è il trattato di Maastricht, sapete, apre le frontiere, no? Prima era un po' un casino, documenti, cose. 96 c'è lo SVE, il primo sperimentazione. Io ho avuto la fortuna di essere trainer proprio mentre c'era questo. Gioventù è stato il primo programma quadro di politiche giovanili per la mobilità. Nel 2001 il libro bianco, quindi insomma, poi da cui è scaturito il patto europeo per la gioventù, la carta europea della partecipazione giovanile, come dire, la strategia di Lisbona è frutto di questo percorso, Gioventù in azione e Erasmus Plus. Questo Erasmus Plus, questo, sapete, ha un'idea bizzarra, nel senso che aveva una serie di nomi. A un certo punto si chiamava Youth on the Move, poi si è chiamato YES, che era Youth Education e Sport, poi si era chiamato Erasmus for All, però quando si stava per chiamare Erasmus for All, i francesi hanno detto, cazzo, Erasmus pour tout le monde è troppo lungo, non ci piace. E allora, come fate, come non fate, alla fine hanno chiamato Erasmus più, così, che noi poi, bizzarramente, visto che siamo i più diretti eredi dei latini, noi diciamo Erasmus Plus, ma invece si dice Plus, perché quella è proprio, come dire, la più latina. Va bene? Gli attori, insomma, lo sapete, no? 85% alle agenzie nazionali e 15% all'agenzia esecutiva. Le strutture di questo progetto erano, perché ve le cito, perché poi le vedremo nell'altro progetto, la rete Eurodesk, che resta naturalmente, l'ottimo Ramon Maggi, l'unico uomo che ha trovato l'America in Sardegna, e i centri risorse Salto. È una battuta che non vi fa ridere perché di solito fa ridere, ma voi non conoscete chi è Ramon Maggi, comunque insomma, è uno storico formatore, adesso ha una 54 anni, è persona, come dire, che in Italia rispetto alle politiche giovanili è, diciamo, è un nome che conta, insomma, è uno di quelli che hanno fatto la storia ed è naturalmente il presidente di Eurodesk Italia. E i centri Salto. Allora, le priorità, come abbiamo detto, premesso che al centro ogni anno c'è la priorità dell'anno, le priorità dell'anno, le priorità sono la partecipazione, la cittadinanza europea, come abbiamo detto anche lì, la varietà culturale che è intesa come interculturalità, multiculturalità, e l'inserimento dei giovani svantaggiati, cioè con minori opportunità, che è una priorità assoluta. Priorità che peraltro è minacciata da Erasmus Plus, o Plus che dir si voglia. Perché? Perché Erasmus, che tra le altre cose è educazione formale, cioè dipendeva, come dire, dipende, non dipendeva da Indire, quindi dal Ministero della istruzione, insomma, universitaria, normalmente è rivolto a giovani con alto livello, con alti skill. Cioè per fare Erasmus devi essere come minimo universitario. Quindi se hai la terza media, Erasmus non te lo puoi neanche sognare da lontano, non so se mi spiego. Quindi la nostra preoccupazione era che Erasmus Plus replicasse schemi di Erasmus. Pare che, insomma, ci saranno differenze, quindi insomma che questa priorità dei giovani svantaggiati resterà. Vabbè, le informazioni qui le sapete, no? Come funziona, dai 13 ai 30 anni, residenti in quei paesi, senza... Chi poteva presentare, chi può presentare progetti sono i gruppi informali per l'azione 1.1, per la 1.2, per la 3.1.1, le associazioni, le ONG o gli enti locali per le altre attività. Chiaramente qui abbiamo
come dire, l'elemento della guida al programma significa che ci sono tre call, diciamo, quindi tre round cosiddetti. Prima, fino a qualche anno fa, erano 5 round in quelli del decentralizzato, mentre in quello centralizzato sono sempre stati 3. Mo finalmente li hanno... Ma sapete perché li hanno messi insieme? Perché certe organizzazioni, che erano scaltrissime, partecipavano a queste e a quelle. Adesso invece c'è una regola per cui se partecipi a queste non puoi partecipare. Cioè se sei European NGO, Youth NGO, quindi EINGO, non puoi partecipare alle call della nazionale. O meglio, così ha deciso la nazionale italiana, la NG. Non è detto che abbia ragione. Allora, sapete che insomma questi, no? 1, 2, cioè le azioni, azione 1, va bene? Quindi aveva in sé... Questo vado veloce perché sono cose che immagino che più o meno tutti sapete. Questo qua è Giovani per l'Europa, Scambi Internazionali, Iniziative Giovani, che era di livello territoriale, non era di livello internazionale. Va bene? Questo è molto importante. Per esempio, Iniziative Giovani, vi dico già che in Erasmus Plus non esisterà. E 1.3, Progetti di partecipazione democratica. Naturalmente, giusto per dirvi una parola, in gioventù, esisteva un'altra misura che era appositamente creata per chi finiva lo SVE, si chiamava Azione Capitale Futuro. Quella Azione Capitale Futuro, che pure quella era territoriale, fallì, nel senso che pochissimi la chiedevano. Quindi hanno ripreso questa roba in Iniziative Giovani, che è una roba da 6.000-7.000 euro, 6.000 euro più coach massimo, adesso l'hanno tolta di mezzo perché c'è, come dire, più complessità, quindi hanno tagliato questa roba. I progetti di partecipazione democratica, se vogliamo cominciare a dare una valutazione, sono andati maluccio, nel senso che hanno funzionato così e così, non hanno, come dire, avuto particolare interesse e in effetti saranno tagliati, nel senso confluiranno, diciamo, nella Key Action 3 di Erasmus Plus. Questo è lo SVE, non so perché non si legge, io, come dire... Nel passaggio Mac cosa si sono saltati 2/3, ma va bene, così andiamo pure più di fretta. Questa è l'azione 2, servizio volontario europeo. Come funziona? Volontariato individuale o di gruppo fino a 100 volontari, per cui 100 volontari non li danno neanche a CESIE, che è il leader al mondo per numero di volontari presi in una botta sola. L'esperienza di vita in un altro paese, opportunità di apprendimento, e qui c'è, come dire, la catena, organizzazione di invio, organizzazione ospitante, chiaramente manca l'organizzazione di coordinamento, che è quella che presidia il sistema. Naturalmente cosa voglio dirvi? Che IVS, ma anche tutti quanti gli altri, IVS però, come dire, è il simbolo della mobilità europea, perché è quello che può farti stare anche un anno. Infatti se proprio ci avete voglia di farvi un altro anno, potreste farvi un IVS, che vi manca, ho sentito più o meno quasi tutti, vi manca IVS. L'azione 3 è quella rivolta al resto del mondo, e quindi la 3.1, cooperazione con i paesi limitrofi, la 3.2, cooperazione con altri paesi. Nell'ambito della 3.1, che è quella l'unica, è quel 3.1 è l'unica gestita a livello nazionale, cioè decentrato, la 3.2 è gestita a livello di agenzia esecutiva. La 3.1 c'ha poi la 3.1.1 che sono gli scambi e la 3.1.2 che sono tutte le misure di supporto, va bene? Sarebbe l'equivalente del 4.3 per i paesi non Unione Europea. Questa è l'azione 4.3, che è l'unica azione 4 che è a livello decentrato. Le altre si presentano a livello esecutivo, la 4.1, la 4.2, la 4.4, fino alla 4.6. Sviluppo della qualità delle strutture di sostegno per i giovani, ad esempio organizzazioni ONG attive a livello europeo nell'ambito della gioventù. Queste sono quelle specifiche, le ONG che sono attive a livello europeo, sono le call, cioè quelle che possono fare tutte le call dell'azione 4. Le organizzazioni normali, quali quelle cui voi fate capo e riferimento e parte, possono fare le 4.3, cioè le misure decentralizzate. Si tratta sostanzialmente di corsi di formazione, di seminari, di creazione di partenariato, di job shadowing, di una serie di iniziative. Va bene? Infine, l'azione 5, di cui solo 5.1 è
fattibile a livello e decentralizzato, quindi nazionale, sarebbero incontri di giovani responsabili delle politiche per la gioventù. Qui bisogna introdurre un attimo il tema, che è quello, come dire, del dialogo strutturato, tema che fa sì che tu possa organizzare, senza livello internazionale, ma solo a livello di seminario nazionale, un'attività che ti connette con i giovani, diciamo le persone che fanno politica, quindi i decisori politici, va bene? Per esporre delle istanze di specifica natura politiche giovanili. Infine, Youth Pass, riconoscimento e apprendimento non formale e informale, abbiamo già detto, dal 2007, vale per le azioni 1.1, 1.2, 1.3, per le azioni 4.3 e anche per l'azione 5.1 adesso. Questo è il programma in cifre, va bene, 580.000, 550.000 volontari, 11.000 iniziative, 1 milione di partecipanti. Queste sono cifre più presunte che vere. E veniamo a noi, cioè qualche informazione su Erasmus Plus. Che cos'è Erasmus Più? Un programma unico per istruzione, formazione, gioventù e sport. L'agenzia esecutiva che dovrebbe gestirlo, e dico dovrebbe, ma sarà così, è EACEA. Va bene? Allora, vedete qui questo simboletto, ma non so se si legge bene, c'è, tutti questi sono Jean Monnet, Trasversale, Gioventù, Leonardo, bla bla bla, si saldano in questo meraviglioso Erasmus+. Questo, come dire, è un modo di dire che siamo più forti, ma chiaramente anche meno flessibili, perché quando stai saldato in blocco, cioè chi non è dentro quel mood deve morire. Quali sono gli obiettivi? E qui vi invito a riflettere, perché qui abbiamo fatto tutto un percorso per arrivare qui. Aiutare i cittadini ad acquisire maggiori e migliori abilità, cioè il fatto di mettere insieme tutto. Qui il viaggio non c'entra più niente, no? Cioè qui l'esperienza del viaggio è veramente che è una trance, cioè nel senso è uno strumento, ma non è più un fine. Già prima non era un fine, ma qui non lo è proprio. Cioè qui l'obiettivo è quello dell'apprendimento, l'apprendimento di abilità, neanche l'apprendimento, come dire, fine a se stesso. Cioè qui siamo all'occupabilità. E quindi accrescere la qualità dell'insegnamento, perché anche questo porta competenze, no? Naturalmente. Sostenere gli stati e i paesi nella modernizzare i propri sistemi di istruzione e formazione rendendoli innovativi. E poi un obiettivo che noi, come dire, abbiamo identificato, partecipazione dei giovani e promuovere anche la dimensione europea degli sport di base, perché ci sono sport che sono fattori molto importanti di coesione e quindi sono strumenti importanti da poter utilizzare. Allora, queste informazioni le trovate tra qualche settimana tranquillamente sul sito dell'agenzia e delle altre due agenzie che sono ISFOL e INDIRE. Rapidamente, come dire, un elemento chiave da segnalare è la cooperazione tra istruzione, formazione e lavoro, no? Cioè è una catena importante. Qualità, innovazione, eccellenza e internazionalizzazione. Quindi quali sono le parole chiave per Erasmus? La qualità, l'innovazione, l'eccellenza, e questo qui ci sarebbe tanto da discutere su cosa vuol dire eccellente e cosa vuol dire ricercare l'eccellenza, e l'internazionalizzazione dei processi. Questo è molto importante perché ci sprovincializza. Se il processo di apprendimento diventa di dimensione europea, noi probabilmente siamo in grado di abbandonare questo ruolo di Cenerentola rispetto a determinati, come dire, skill, a determinati apprendimenti. Spazio europeo dell'apprendimento permanente, che era un concetto che già LLP aveva, qualcuno di voi mi ricordo ha detto che lavora in ambito LLP, vero? Quindi sono parole che gli ritornano, insomma, lo spazio europeo dell'apprendimento permanente. E chiaramente la diffusione delle buone prassi. Cooperazione tra gli istituti europei nel settore
della informazione, della formazione, dell'istruzione superiore, cooperazione e mobilità con i paesi partner, diversità linguistica e consapevolezza interculturale, quindi due delle key competences di gioventù in azione, e poi, vabbè, Jean Monnet, questa è una roba a parte, è un'azione che poco si integra, perché questa sì, rivolta veramente all'eccellenza, Jean Monnet, tra l'altro con abbastanza pochi soldi, per fortuna. Allora, vedete, questo è un po' il panorama. L'elemento di Lifelong Learning Program, quindi qui c'è un mix di non formal, formal e vocational, e quindi Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, poi Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, EduLink, i programmi bilaterali, e poi Gioventù in Azione. Quindi tutto questo putpourri lo trasformiamo in tre key action: Learning Mobility for Individuals, quindi mobilità di apprendimento, la cooperazione e le riforme politiche. In questo senso, le riforme politiche dovrebbe chiamarsi l'azione supporto alla riforma politica. Questo è in discussione perché la traduzione italiana non è ufficiale ancora. E poi c'è Jean Monnet e sport. Pochi minuti e abbiamo finito. Allora, quali sono le parole chiave? Semplificazione e razionalizzazione. Razionalizzazione perché, come diceva il nostro amico Alessio, le cose separate, come dire, sono più dispendiose, e cosa loro dicono. Metto tutto insieme, semplifico, in realtà non semplifico un cazzo, perché c'erano 8 modalità di presentazione di 8 tipi di formulari, di 8 tipi, cioè chi il formulario direttamente online, chi il formulario che si carica online e poi si spedisce per posta, chi il formulario che si spedisce solo per posta, cioè è un casino, casino che, come dire, sarà bizzarro, come dire, ridurre a unum, perché significa che una parte di quelli che progettavano devono gettare, con rispetto parlando, nel cesso le loro competenze progettuali e ripartire da zero, cosa che secondo me succederà con Gioventù in Azione, nel senso che siccome le agenzie forti sono ISFOL e INDIRE rispetto a Gioventù in Azione, penso che o faranno una roba che anche quella diventa, come sport e come Jean Monnet, anche la parte di agenzia italiana, ma mi sembra strano, ma comunque, perché in Francia, in GEP, già, come dire, ha la potestà su entrambe. In GEP sarebbe l'Istituto Nazionale della Jeunesse e l'Education Populaire, quindi l'agenzia francese, e già lì funziona che sono già integrati, quindi i grossi paesi, la Germania, la Francia, hanno la roba integrata, l'Italia sarà costretta a integrare, quindi nei prossimi mesi vedremo anche questo. Tra l'altro, quello che succede in ANG, cioè che non hanno più un capo e che non lo nominano da mesi, ci porta a pensare che, come dire, anche questo succederà. La rilevanza, quindi, finalmente, e questo ve l'ho detto prima, l'Europa dice sì, questo programma, io ci metto un sacco di soldi, ma deve essere rilevante, cioè deve servire a qualcosa. Impatto sostenibile. E poi c'è una frase molto bella, che vale molto: basi solide e innovazione. Di pari passo. Cioè, concretezza, perché ho tanta esperienza, tanto substrato, però sempre rivolto all'innovazione. Sempre devo cambiare. E allora, c'era un... Scusatemi, perché è la mia famiglia che mi cerca, ma siccome sono disperati, 40 telefonate, sono in formazione. Ciao. Quindi dicevamo, non so se avete presente uno straordinario libro di qualche anno fa di Jeremy Rifkin che si chiama L'era dell'accesso, e, come dire, in questo libro lui preconizzava che cosa? Che la proprietà sarebbe diventata sempre più complicata e che sarebbe stato, come dire, l'accesso alle risorse, non detenerle, il fattore, come dire, economico. Qui, in questo senso, migliorare l'accesso si intende più o meno in quel senso. Cioè, qui non si tratta più
di avere, come dire, competenze di base e basta. Cioè le competenze, di fatto, una infarinatura, una, come dire, un meccanismo di coinvolgimento, noi lo possiamo definire accesso. Quindi, praticamente, accesso alla mobilità significa tu non hai opportunità, ti do qualche opportunità. Quali sono queste opportunità? Ti do un accesso migliore per quanto riguarda il lavoro di apprendimento sulle lingue, per quanto riguarda i contesti sociali, economici, come dire, difficili, quindi tu non hai possibilità e io ti do accesso. Flessibilità, quindi rispetto alle esigenze, l'utilizzo dell'ICT, che è l'accesso per eccellenza, cioè l'accesso alla rete, al network, come dire, informatico. Cioè adesso non si parla più solo esclusivamente, come dire, di opportunità di partecipazione, ma anche di opportunità di accesso, cioè accesso a questo mondo, a queste opportunità, a queste reti, a questa dimensione. È chiaro questo concetto? È un salto, come dire, quantico per certi aspetti, perché l'accesso è sempre stato un di cui, una roba che era data, invece qui lo prende proprio come un elemento, come dire, obiettivo, cioè consentire e migliorare l'accesso di X giovani a questi strumenti. Qui ci sono i paesi, non è cambiato niente. Ci sono quelli dell'Unione Europea e quelli che non sono dell'Unione Europea ma che possono partecipare. Cioè il FIROM sarebbe la Macedonia, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia. E tutta l'Europa. Poi tutti quelli là, Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Russia, Moldova e quant'altro, e abbiamo come altri paesi che sono, come dire, volta per volta inclusi, Latino America, Asia, Caraibi, cioè diciamo un po' tutto il mondo che interessa all'Europa. Sapete che l'Europa ogni anno sceglie un gruppo di paesi, un blocco, mo era la Cina, poi prima era l'est asiatico, poi era il Canada, cioè sceglie e lavora con quelli, decide quest'anno le 3.2 e le 4.6 si fanno con quel paese, e con quel paese si fanno. Chiaramente queste qua, che sono le tre azioni che dicevamo, si completano e si rafforzano, cioè quello che noi conoscevamo come azioni, per esempio, di Gioventù in Azione, vengono delle volte spalmate su tutte e tre queste azioni. La mobilità è la parola chiave dell'azione 1. Tutto nell'azione 1 è mobilità. Nell'azione 2 è innovazione e modelli, perché le buone pratiche sono queste, no? Per fare una buona pratica io devo fare il modello. Allora, se ho un buon modello, per esempio faccio un seminario, per esempio faccio un corso di formazione, cioè tutte queste attività di formazione le ritroviamo non più all'interno della mobilità, perché la mobilità è solamente la mobilità individuale per l'apprendimento. Quindi quando faccio un corso di formazione, un seminario, un job shadow, questo lo trovo nell'innovazione e buone pratiche. Quindi io, se voglio fare un corso di formazione, lo farò nell'azione 2. Nell'azione 3, sostegno alla riforma delle politiche, che cosa è? È, come dire, un elemento, chiaramente nell'azione 2 c'è tutto il tema del partenariato, delle reti di partenariato, che tra un attimo vi dirò, proprio tra un attimo, e nell'azione chiave 3, come dire, per quello che riguarda Gioventù in Azione, riprende l'1.3 e il 5.1, cioè quelli che erano meccanismi di riflessione intorno al tema della democrazia, intorno al tema della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Giusto per dirvi che la mobilità si piglia quasi il 65% di tutti i soldi. I settori di intervento sono sempre questi, cioè sempre questi, sono quelli di ACEA, l'istruzione superiore, la formazione, la scuola, gli adulti e i giovani. Quindi prima, no, era solo giovani, mentre qui era formazione giovani e qui mo è tutto questo.
E chiaramente Erasmus c'ha Comenius, l'Erasmus vecchio che rimane, Erasmus Mundus, Leonardo, Grundtvig, Gioventù in Azione e Sport. Allora, l'azione, questa qua, l'abbiamo già descritta. Mi sono scordato di dire che c'è anche una parte di queste azioni che prevede borse di studio. Borse di studio, come dire, che vengono attribuite agli studenti sia universitari sia forse di scuola media superiore, e comunque, come dire, anche questa è mobilità. Però vedete già che l'ottica è totalmente diversa dalla formazione non formale. Comunque, per quanto riguarda il parallelo con Gioventù in Azione, le azioni 1.1 e 3.1.1 stanno qui dentro, va bene? Vedete, in mobilità dei giovani c'è tutto quello che ci siamo detti. Poi chiaramente in mobilità del personale qui c'è quello che noi chiamavamo job shadowing, questo qui. Scusate che sono andato indietro, vabbè, comunque era quello che volevo farvi vedere. Istruzione superiore, giusto per dirvi che, come dire, anche qui sono previsti placement, è previsto ciclo di studio, come dire, la cosa importante è incoming e outcoming, cioè questa è la novità. Quindi il mondo viene in Europa, l'Europa va nel mondo. Prima non era così, prima l'Erasmus lo potevi fare solamente in Europa, va bene? E soprattutto non potevano venire dagli Stati Uniti a fare un Erasmus in Europa. Adesso sarà possibile. Questo perché lo scambio, come dire, di esperienze è importante. Allora qui, cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, c'è il rafforzamento delle capacità, e quindi questo capacity building, no? L'espressione, partenariato strategico e l'alleanza delle conoscenze, che è una roba molto interessante perché è quello che diceva lui, cioè il mettere insieme chi produce le competenze e chi se ne deve servire. L'azione 3, infine, si ispira direttamente al metodo aperto di coordinamento, che poi insomma è il papà del dialogo strutturato, e c'ha all'interno sia dialogo politico sia gli strumenti come salto. Jean Monnet non ve ne frega, e Sport neanche. Perfetto. Abbiamo detto. Allora adesso chi deve andare tranquillamente, anzi mi scuso ma abbiamo iniziato un po' tardi e quindi alla fine non pensavo, come dire, che avremmo fatto così tardi. Se avete domande io sto qui perché io non me ne vado subitissimo se non quando, come dire, questo posto deve chiudere. Per il resto, come dire, mi auguro che abbiate trovato questo piccolo percorso interessante. Se avete domande fatemele, se no buon appetito.